Bene, buon pomeriggio a tutti, stiamo per incominciare e prima di dare inizio al convegno, al seminario, la dottoressa Musti voleva dire due parole, quindi iniziamo con lei. Sì. Allora, io volutamente mi alzo in piedi perché, semplicemente perché mi sento di parlarvi in piedi. Allora, io colgo questa occasione per ricordare brevemente l'avvocato Vittorio Rossi, è una cosa che proprio ci tenevo a fare a nome quantomeno dei colleghi della Procura, e non posso certo rappresentare tutta la magistratura della provincia di Modena, anche se sono il presidente della sottosezione potrei anche farlo. Quindi potrei anche parlare a nome di tutti i magistrati senza essere un'usurpatrice. Quindi io ritengo che questa sia forse la sede più opportuna per fare sentire anche la nostra voce, non solo di vicinanza ai familiari, a coloro, ai colleghi che hanno lavorato con l'avvocato Rossi, e sia un momento nel quale gli si deve veramente rispetto e gratitudine per come ha esercitato il suo lavoro, quello che io chiamavo il principe del foro, perlomeno fu così. Quando ho fatto pratica legale tantissimi anni fa per poco tempo, perché ho vinto subito il concorso e non perché ho abbandonato la carriera, mio padre disse: devo mandarti da un bravo avvocato, ma soprattutto un principe del foro, una persona per bene. E io sono grata a mio padre e a quell'avvocato. Perché per me è importante, fa la differenza, perché non essere avvocato significa e non significa, magistrato significa e non significa, c'è modo e modo di farlo. E quindi mi sento di in questo momento di portare proprio la nostra vicinanza ai magistrati e il nostro pensiero all'avvocato Vittorio Rossi. E eventualmente, se vogliamo fare un minuto di silenzio, come gradite voi, perché io sono vostra ospite, vi ringrazio. Sì, facciamo un minuto di silenzio. Buon pomeriggio a tutti, siamo qui riuniti insieme alla dottoressa, alla professoressa Lorenzetto, la dottoressa procuratore capo di Modena, dottoressa Lucia Musti, e l'avvocato Valerio Spigarelli per parlare ancora della riforma Orlando dopo un anno dalla sua entrata in vigore. Un anno in cui abbiamo visto qualche applicazione di questa legge, ma che è ancora tutta da scoprire, soprattutto in relazione anche ai decreti attuativi a cui è stato dato impulso negli ultimi mesi. Una legge che non piace a nessuno, non piace alla magistratura, non piace all'avvocatura, non piace all'accademia, però che dobbiamo tenere in considerazione nel corso della nostra professione e del nostro lavoro. La struttura del convegno sarà di una tavola rotonda, qui saranno trattati, avete visto sulla locandina, diversi temi durante i quali i nostri relatori si succederanno per esporre le loro idee e le loro letture su questi temi, che sono sostanzialmente la chiusura delle indagini preliminari, il giudizio abbreviato, le investigazioni difensive, le lezioni di domicilio presso il difensore d'ufficio, che è un tema abbastanza caldo e spinoso, soprattutto per chi è iscritto in queste liste, il captatore informatico, altrettanto tema molto interessante, la specificità dei motivi di impugnazione, che è un tema che fa paura, no? Agli avvocati, nel momento in cui si apprestano a redigere ora anche un atto d'appello, e l'appello incidentale. Inizia l'avvocato Guido Sola per un saluto, presidente delle Camere Penali di Modena. Buongiorno a tutti e benvenuti, è veramente solo un saluto il mio, quello che ci tenevo a dirvi è che
La struttura di questa tavola rotonda non è casuale, nel senso che questo incontro nasce da una proposta che la dottoressa Musti ci ha rivolto come consiglio direttivo, cioè quella di mandare in scena anche a Modena un confronto costruito a partire da avvocatura e magistratura su temi che, come ci ha testé ricordato l'avvocato Termanini, sono sicuramente assolutamente attuali e assolutamente scottanti. Questa proposta andava incontro ai desiderata del Consiglio direttivo perché, come sapete, è nostra opinione che l'avvocatura si debba aprire anche alle altre componenti proprie del mondo giustizia ed in primis alla magistratura, lo abbiamo detto anche in occasione della relazione introduttiva alla nostra festa del ventennale, per cui abbiamo accettato con assoluto favore la proposta della dottoressa Musti e abbiamo voluto coinvolgere anche l'amica professoressa Lorenzetto perché ci è sembrato corretto che le voci fossero tre, cioè che si trovassero a confrontarsi ed eventualmente anche a scontrarsi dal punto di vista dialettico su queste tematiche tutte e tre le componenti del mondo giustizia, quindi l'avvocatura, la magistratura ma anche l'accademia. Nella nostra ottica questo momento di confronto o di scontro dialettico non dovrebbe essere un unicum, nel senso che noi speriamo di poter organizzare ciclicamente momenti di confronto di questo tipo tra avvocatura, magistratura e accademia. Quello che ci tenevo a sottolineare è che abbiamo perimetrato i temi per ragione d'ordine, non abbiamo perimetrato la trattazione dei temi, perché siamo convinti che sia corretto confrontarsi apertamente, soprattutto su ciò che in questi anni troppe volte ci ha diviso. Anche perché io credo e concludo che questo sia un momento in cui davvero mancano le idee e le idee vengono dal confronto. Il confronto però è tale solo ed esclusivamente se è un confronto aperto. Quindi io spero che questo sia l'inizio di un dialogo senza preconcetti e, consentitemi, anche senza infingimenti tra le tre anime che compongono il mondo della giustizia. Mi auguro nel reciproco rispetto e nella reciproca comprensione delle culture che ci sono proprie e che, come vi ho già detto, dal mio punto di vista non sono culture identiche, ma sono culture che possono e devono, soprattutto in questo momento buio dal punto di vista politico e culturale, trovare una sintesi. Ringrazio a mia volta i nostri autorevoli relatori per la disponibilità e ringrazio la dottoressa Musti per aver avuto la sensibilità di ricordare in questa sede, anche in questa sede, la figura del nostro maestro e la figura del nostro presidente onorario, avvocato Vittorio Rossi. Ah, scusate, sì, adesso c'è il presidente del Consiglio dell'Ordine, Daniela Dondi. Buongiorno a tutti. Mi associo ai saluti dell'avvocato Sole, ringraziamento ai relatori oggi qui presenti. Un ringraziamento perché è il primo evento, come ha ricordato l'avvocato Sole, che facciamo insieme tre anime istituzionali, perché di solito gli eventi di penale, procedura penale sono Consiglio dell'Ordine, Fondazione e Camere Penali e oggi si aggiunge appunto come battesimo anche l'Associazione Nazionale Magistrati, per cui è la prima locandina che esce coi tre loghi, per cui speriamo appunto che ce ne siano altri. Vi ho sentito dire, Riforma Orlando, che non piace a nessuno di voi per tutte le vostre motivazioni. Devo dire che però un consiglio su un punto che avete messo nella locandina, che è il captatore informatico, comunque tutte le novità e questa nuova metodologia, per cui dove l'informatica e i sistemi tecnologici entrano nel processo. Ve lo dico da un'esperienza fatta a Modena nel 2008-2009, quando sistemi diversi, ma comunque sempre nuovi sistemi, sono entrati nel processo civile. Credo che la titubanza sia la stessa che voi avete oggi, eravamo spaventati anche noi. Poi si supera, un solo consiglio, bisogna impararlo a conoscere.
è un collaboratore di studio che hai lì, che hai, che non conosci, ma una volta che lo conosci e lo sai utilizzare non fa più così paura come sembra. Per cui questo è un consiglio che vi do vista l'esperienza passata. Certamente conoscerlo poi vi permette anche, ci permette anche poi di non commettere errori e di rispettare quello che è il principio fondamentale dei diritti, la tutela dei diritti dell'individuo, che in quel momento nel penale è il soggetto interessato o all'indagine o comunque all'intercettazione, a quello che dovrebbe poi essere l'indagine. Per cui un consiglio dopo 10 anni di questo tipo di esperienza: non fatevi prendere dallo spavento, assolutamente, bisogna conoscerlo, questo è fondamentale, proprio è un consiglio che vi do proprio per quello che è successo proprio a Modena. Per cui vi auguro buon lavoro e poi vi vedrò indifferita su questo argomento, che cosa, come quello che avete pensato di comportarvi. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente. Io, i temi che dovranno essere trattati oggi sono numerosi, i relatori sono particolarmente importanti, quindi io do subito la parola alla professoressa Lorenzetto per iniziare a trattare le nostre tematiche. Molte grazie, buon pomeriggio a tutti e ben trovati. Premetto subito che è un onore per me poter essere qui oggi a moderare questo dibattito, che penso si possa pronunciare acceso, tra il procuratore capo Lucia Musti e l'avvocato Valerio Spigarelli. Il programma è denso e il tempo a nostra disposizione è poco, ma permettetemi, prima di iniziare i lavori, di ringraziare gli organizzatori di questo seminario, in particolar modo appunto la Camera Penale di Modena, il suo presidente, l'amico e avvocato Guido Sora, e l'avvocato Nicola Termanini per questa calorosa ospitalità, e un grazie particolare anche all'Associazione Nazionale Magistrati, sottosezione di Modena, in particolare al procuratore Musti, che ho avuto il piacere di conoscere qualche mese fa a Scandicci in occasione di un incontro di formazione organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, e in quell'occasione ci eravamo salutate con la promessa che avremmo ripreso presto il filo di quel dibattito che era iniziato in quella sede sul cammino della legge Orlando. E siamo qui oggi, quindi promessa mantenuta, e grazie per questo. E, purtroppo non sarà con noi il professor Giulio Garuti, ma mi dispiace, perché naturalmente sarebbe stato molto utile per noi avere qui oggi anche il suo apporto di studioso, che è sempre utile per affrontare un provvedimento come è stata la legge Orlando, di incidenza sistematica così fondamentale. E premetto che però cercherò, nei limiti delle mie competenze, di interpretare un po' anche questo ruolo, e pertanto, benché io sia da qui nella veste di moderatore, cercherò di dare magari un quadro anche introduttivo dei singoli argomenti che andiamo ad esaminare, quindi sarò un po' un moderatore interventista, ecco, e magari anche nel corso del dibattito, laddove vi sia spazio, mi permetterò anche qualche incursione se il tempo, insomma, senza rubare spazio ai nostri relatori, se il tempo lo consentirà, e anche alla platea naturalmente, perché siete tutti invitati a partecipare attivamente a questa formula di confronto della tavola rotonda che è stata qui organizzata. E è stato già detto, i temi sono selezionati tra alcuni dei più problematici che si pongono all'attenzione degli operatori a seguito dell'entrata in vigore della legge 103 del 2017, e la nostra prospettiva è quella di offrirvi il più possibile un approccio pratico che possa essere utile a chi svolge il proprio ruolo, sia di pubblico ministero che di avvocato e, perché no, anche di giudice. E tutto questo tenendo presente anche degli sviluppi che ci sono stati dopo l'approvazione della legge, e quindi l'entrata in vigore dei due decreti che sono stati citati, il decreto numero 216 del 2017 sulle intercettazioni e il più recente, il numero 11 del 2018, che ha completato
la riforma in materia di impugnazioni. Va anche ricordato che nel frattempo sono entrati in vigore i due decreti sul fronte del diritto penale sostanziale, quindi il numero 21 e il numero 36, che riguardano rispettivamente l'attuazione del principio della riserva di codice in materia penale e le modifiche che sono state apportate al regime di procedibilità di taluni reati. Spiace invece dire che purtroppo resta incerta il futuro della riforma penitenziaria. Sentiamo dire che è una riforma che mina la certezza della pena. A me sembrava più che altro una riforma volta ad attuare la sua finalità rieducativa, e quindi mi auguro che prevalga questo tipo di istanza anche nel mettere mano a questa parte di riforma che faceva parte del pacchetto che la legge Orlando aveva messo in cantiere, che poi ahimè si è fermata. Restando per noi al piano processuale, che è già sufficientemente ricco, vorrei dare solo un paio di battute introduttive su quello che è stato il metodo e il merito della legge Orlando. Premetto che il mio non è un giudizio positivo, lo diceva anche il collega Termanini, un po' l'Accademia, ma non solo, ha avuto un approccio particolarmente problematico a fronte di questa normativa. Sul piano del metodo direi che stupisce anzitutto il carattere asistematico delle modifiche che sono state introdotte. Un po' è come se fossero dei tratti di penna che vanno a cancellare delle norme di dettaglio, a riscriverne altre, però di fatto non viene impresso sulla tela un quadro completamente nuovo. E se a rendere così puntiforme e disorganico l'approccio ha sicuramente contribuito un iter parlamentare farraginoso, un po' esposto effettivamente alle istanze contingenti della politica, a me pare che un po' anche questo bisticcio che si è andato a instaurare tra giurisprudenza e legislazione stia un po' alla base del fallimento di ogni autentica istanza di riforma. Mi spiego meglio, si parla molto della figura del giudice legislatore, con tutte le derive che questo determina sul piano del travalicamento dei ruoli, sul piano della disarticolazione sistematica, che forse soltanto un po' una riscoperta sensibilità per la legalità processuale potrebbe effettivamente contenere. E oggi, a sorpresa, tocca a noi confrontarci anche con le inedite frontiere del legislatore giudice, perché anche colui che ha chiamato a dettare le norme, a rinnovare il sistema là dove occorre, nelle sue assi portanti, predilige questo approccio pragmatico e atomistico di chi il diritto lo applica, e quindi altro non fa che recepire o specificare o addirittura respingere orientamenti di giurisprudenza che si sono già affermati nella prassi dei casi concreti. Quindi di fatto rimane acefalo proprio il sistema della giustizia penale, che non ha una direzione programmatica. In questo modo direi che ne esce addirittura incoraggiato il gigantismo giurisprudenziale, che è legittimato a dettare norme per colmare il vuoto che il legislatore non è stato in grado di invece di riempire, quando invece sarebbe il legislatore colui a cui competono le scelte e la responsabilità delle scelte di creare un sistema coerente nel suo complesso, e invece questo ruolo viene applicato e delegato effettivamente a chi il diritto lo applica. È un cortocircuito che si è creato, e questa legge lo dimostra, e in tanti dei settori che andremo a vedere oggi lo dimostra in maniera abbastanza evidente. E sul piano del merito mi sembra che il risultato sia altrettanto insoddisfacente. All'indomani dell'approvazione del disegno di legge, che è stato il capostipite della novella, erano stati fatti dei proclami abbastanza chiari su quelli che erano gli intenti della novella. Si parlava di ragionevole durata del procedimento, si parlava di rafforzamento, addirittura rafforzamento di garanzie e diritti della difesa, si parlava di contrasto del fenomeno corruttivo. Ecco, di tutto questo nella legge è rimasto molto poco. Le norme che sono state introdotte o che sono state modificate sono strumenti poco adeguati allo scopo, non sono sufficienti e soprattutto non sono amalgamati in un prodotto corale. Così cosa accade? Che certe disposizioni che vorrebbero tendere verso un obiettivo si pongono in contrasto con gli altri, proprio perché è mancata questa visione complessiva
di sistema. Ecco, quindi noi oggi ci muoveremo un po', direi, tra le pieghe di una riforma che non c'è o non c'è stata, e quindi fatico un po' anche a chiamarla riforma per questa ragione, perché non vedo dietro questo disegno organico che potrebbe consentirci di qualificarla come tale. E nell'iniziare questo percorso partirei dal nostro primo punto all'ordine del giorno. L'argomento è quello della chiusura delle indagini preliminari, secondo la scaletta che ci siamo assegnati. Premetto che anche nella trattazione dei temi lascerò lo spazio dovuto a ciascuno dei nostri due relatori, anche sulla base del ruolo e della sensibilità che hanno verso ciascuno, perché alcuni temi sono chiaramente di impatto principale per chi svolge la funzione inquirente, altri temi invece coinvolgono in prima battuta soprattutto la posizione dell'avvocato, quindi sentiremo da entrambi i lati le voci su tutti questi aspetti. Chiusura delle indagini preliminari, noi ci occuperemo qui del segmento conclusivo della fase investigativa e quindi delle determinazioni conclusive del pubblico ministero e del regime della avocazione delle indagini. È un tema questo che indubbiamente si radica nella cornice del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, articolo 112 Costituzione, ma anche della ragionevole durata del procedimento, che deve essere inteso nella sua duplice dimensione, perché si tratta sicuramente di un canone di buona gestione dell'amministrazione della giustizia, ma allo stesso tempo è anche un diritto fondamentale per la persona che è sottoposta al procedimento, il fatto che il procedimento abbia una durata ragionevole. E va anche detto che il monito a garantire una durata ragionevole, che noi troviamo esplicitato nella nostra Costituzione, ma anche nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, è un monito che si rivolge al legislatore. Cioè, possiamo parlare benissimo del fair play che le parti devono avere e del fatto che non vi deve essere un abuso del processo da parte né dell'accusa né della difesa, ma il vero tema è che assicurare la ragionevole durata è un compito che spetta al legislatore, perché poiché si tratta di attuare un bilanciamento tra efficienza e garanzie, questo bilanciamento lo può fare solo chi ha in mano il sistema, e quindi al di là del fair play spetta al legislatore fare in modo che siano le parti a non poter poi usare in modo distorto gli istituti processuali, in modo rovinoso, diremo così, per la durata del processo. Ed è su questo punto che chiederò adesso l'intervento dei nostri relatori. E su questo tema diciamo che la legge 103 del 2017 ha mancato proprio di sistematicità, come vi dicevo poc'anzi, e il tema interessa in particolar modo proprio il fronte del pubblico ministero e quindi la parte che riguarda le sue determinazioni conclusive e queste modifiche che sono state introdotte sull'istituto della avocazione. Brevemente, solo per avere sotto mano, come dire, i riferimenti normativi di ciò di cui vogliamo parlare. Noi sappiamo che per effetto delle modifiche il lasso entro cui scegliere tra esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione è adesso suddiviso in due tempi differenti. Noi abbiamo un tempo base, che è quello che già conoscevamo prima come tempo unico, che sono i 6 mesi, un anno, insomma, che vanno dall'iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, e decorsi i quali, naturalmente, se il magistrato non ha esercitato alcuna opzione nel senso dell'archiviazione o dell'azione, scatta l'inutilizzabilità degli atti successivi di indagine. In aggiunta a questo tempo base, la legge Orlando ha inserito anche un tempo che potremmo definire un tempo supplementare. E si tratta di un tempo che ha la durata di 3 mesi, prorogabili per non più di ulteriori 3, o di 15 mesi a seconda del titolo di reato per cui si procede. E questo termine decorre dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque, dice la norma, dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 bis del codice di rito. Ecco che allo spirare di questo termine, senza che il pubblico ministero abbia assunto le proprie determinazioni, si impone una immediata comunicazione al procuratore generale presso la Corte d'Appello. E così, questo lo stabilisce il comma 3 bis dell'articolo 407. Soltanto una volta che sia decorso inutilmente questo tempo supplementare, quindi, e non quello base, che già conoscevamo prima, il procuratore generale dispone l'avocazione delle indagini preliminari a norma dell'interpolato comma primo dell'articolo 412 del codice di rito.
Si tratta ovviamente di un meccanismo che punta a contenere entro confini certi il lasso temporale che va tra la scadenza dei termini delle indagini e il momento in cui il magistrato decide come procedere, per evitare che il procedimento stia a languire in una sorta di limbo senza che vengano assunte le determinazioni. Quindi si vorrebbe, nell'intento, imprimere accelerazione nel momento dell'esercizio dell'azione penale. Questo è di fatto lo scopo che è perseguito da questa modifica, che peraltro riecheggia degli istituti che sono già in vigore, perché se pensiamo alla materia dei reati stradali o degli infortuni sul lavoro, lesioni colpose, omicidi colposi aggravati da queste normative, esiste già un meccanismo acceleratorio nell'esercizio dell'azione penale che è già disciplinato da tempo nell'articolo 416 o nell'articolo 552. Detto questo, è chiaro che l'operatore si trova a fare i conti con queste novità, e le novità principali, immagino, si sono immediatamente riversate sugli uffici, e parlo proprio dell'ufficio della Procura della Repubblica che sotto il profilo organizzativo ha dovuto fare i conti con la necessità di adeguarsi a questo tipo di scadenze e a questo tipo di adempimenti. Quindi su questo tema vorrei subito chiamare in causa il procuratore Musti, perché illustri a noi come ritiene che si possano fronteggiare queste novità, quali sono gli adempimenti sul piano organizzativo che si impongono, e poi anche mi sembra interessante capire un po' la decorrenza di questi termini e poi cosa è cambiato, se qualcosa è cambiato sul piano della avocazione, perché chiaramente anche questo è un tema di particolare rilievo. Poi sugli stessi temi lascerò poi la parola anche all'avvocato Spigarelli per eventuali repliche, diciamo, sugli stessi punti. Grazie. Grazie a voi per questo incontro di oggi. Voglio subito premettere che sicuramente non uscirete da questo incontro, per quanto mi riguarda, più dotti, perché non sono qui in effetti ad insegnare a nessuno, tantomeno ai miei colleghi che sono presenti, ad esempio i magistrati della Procura ben sanno come la penso, perché ovviamente io mi esplicito la mia attività attraverso gli ordini di servizio, attraverso quei provvedimenti organizzativi che servono a regolare l'attività della Procura, ma non solo della Procura, anche ovviamente della Polizia Giudiziaria, in parte del personale amministrativo e così via. Quindi sicuramente non uscirete di qui più dotti, però sicuramente potrete, spero, arrivare a capire qual è anche la complessità del nostro lavoro, e riprendo, voi direte anche il nostro, indubbiamente, perché non lavoriamo nello stesso ambiente, quindi indubbiamente è così. Però alla fine credo che riusciremo a capire questo argomento, lo ripeterò più volte, come per molti versi non ci sono contrapposizioni, ma addirittura secondo me possiamo anche fare un fronte comune, e poi vi dirò anche a che cosa alludo. Un fronte comune su alcuni principi, alcune questioni di massima che ci riguardano tutti, a conferma che siamo, come dire, i due lati della stessa medaglia. Ci ho detto, a questo argomento tenevo molto, perché non si può parlare di ragionevole durata del processo, cioè quando si parla di processo dobbiamo intendere anche le indagini preliminari, perché il processo non può essere ragionevolmente breve e rispettoso dei diritti di tutti se anche le indagini non rispondono a questo requisito. E quindi è un argomento al quale tengo moltissimo. Con riferimento alla vocazione, direi che forse anche di questa riforma noi non ne sentivamo il bisogno. Di avvocazioni ne abbiamo già abbastanza, quella di cui all'articolo 372 del nostro codice di procedura, il cui primo comma disciplina un'ipotesi marginale che, come sapete, è correlata alle situazioni di astensione o incompatibilità del magistrato del pubblico ministero, mentre il successivo comma 1 bis regola la fattispecie in cui emergono carenze nel coordinamento investigativo a fronte di indagini collegate. Poi abbiamo un altro tipo di avocazione,
c'è questo lapsus a vocazione archiviazione freudiana, dell'articolo 412, comma secondo CPP, per il caso di ricezione da parte del procuratore generale della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma terzo CPP, cioè della comunicazione che il GIP deve dargli qualora ritenga di non accogliere de plano la richiesta di archiviazione del PM, quindi fissare udienza camerale, cioè. L'altra ipotesi revocazione è quella di quell'articolo 413 CPP che prevede la possibilità di ricorrere alla vocazione su sollecitazione delle parti, indagato o persona offesa, e al cospetto di una situazione di inerzia fondata sulla rappresentata inazione del pubblico ministero. Poi abbiamo un'altra ipotesi, 421 bis CPP, che con riguardo alla fase dell'udienza preliminare prevede la facoltà del procuratore generale di disporre la vocazione nell'eventualità in cui il GUP abbia ravvisato carenze investigative ed abbia sollecitato il PM a colmarle. Può essere utile, in relazione a quello che starò per dirvi, evidenziare che per queste forme di avocazione è comune la caratteristica della facoltatività dell'istituto. Ma venendo al tema, e quindi quello che è il tema dei termini delle indagini preliminari e quindi della cosiddetta nuova vocazione per inerzia, è doveroso, appunto, ovviamente non per i miei colleghi magistrati, mettere in luce la recente risoluzione emessa dal CSM all'esito dei criteri e buone prassi in materia di avvocazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione in data 24 aprile 2018. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, quindi, nell'esercitare il suo potere di coordinamento ex articolo 6 dell'ordinamento giudiziario, periodicamente convoca i procuratori generali, vengono trattate una serie di tematiche, si cerca di trovare delle linee in linea di massima comuni e i procuratori generali poi riportano attraverso riunioni di coordinamento con i procuratori distrettuali queste linee comuni. Resta il fatto che nei limiti rimane comunque uno spazio di discrezionalità di ogni procuratore della Repubblica all'interno del proprio ufficio sotto il profilo quindi organizzativo, perché il procuratore generale certamente non può dettare le regole all'interno di una procura della Repubblica. È comunque necessario che vi siano delle linee generali, è per questo che avvengono questi incontri e questi protocolli dei quali poi vi farò cenno. Ora, importante è stabilire che quindi la situazione dei termini delle indagini preliminari e della vocazione rispetto a quando ho avuto il piacere di conoscere la professoressa Lorenzetto, cioè febbraio, febbraio di quest'anno ovviamente, si è modificata, cioè già abbiamo una situazione che magmaticamente non è più la stessa. E stiamo anche aspettando un ulteriore elemento, e questa è una specie di scoop per i miei colleghi della Procura, dobbiamo ancora sapere il termine, cari colleghi della Procura, entro il quale il nostro procuratore generale dovrà ricevere le comunicazioni dei fascicoli avocabili, tra virgolette. Nel senso che anche su questo termine le procure generali si sono recentemente riunite in procura generale presso la Corte di Cassazione per evitare che in alcune procure generali i procuratori di quel distretto mandino i fascicoli dopo un mese dalla scadenza e in altre procure dopo 6 mesi. Io non vi nascondo che per adesso, nell'ordine di servizio attualmente in vigore, ho parlato di 6 mesi, ma 6 mesi è veramente troppo. Quindi stiamo aspettando di avere una linea anche su questi termini. Quindi è tutto in movimento. Dicevo che comunque siamo arrivati a questa conclusione, che non qualunque inerzia del pubblico ministero costituisce un presupposto per il controllo sostitutivo del procuratore generale. Ma occorre che il pubblico ministero, dopo la chiusura delle investigazioni, sia rimasto inerte nella valutazione delle risultanze processuali acquisite, non determinandosi a definire il procedimento nei termini massimi concessigli. Quindi il principio è no alla vocazione indiscriminata.
e i motivi sono più di uno. Si pensi ad esempio che l'automatismo della vocazione comporterebbe una compromissione del potere organizzativo riconosciuto al Procuratore della Repubblica, e quanto vi dicevo prima, il quale, alla luce dell'impossibilità di definire ogni fascicolo tempestivamente, sovente ricorre all'adozione di criteri di priorità nella trattazione degli affari, con conseguente postergazione di quelli ritenuti non prioritari. Ancora si osserva che una indiscriminata vocazione appare preclusa perché, proviamo a pensare all'imponente mole di procedimenti che potrebbero, se non fosse discriminata, che potrebbero rovesciarsi sulle procure generali presso le corti d'appello. Ora, è evidente che in corte d'appello, nelle procure generali, spesso confluiscono dei magistrati che riescono in questo modo, ve lo dico in maniera proprio chiara come sempre faccio io, a mutare le funzioni, no? Passando, fa conto, giudice di corte d'appello o giudice a Firenze, io vado a fare il sostituto procuratore generale a Bologna. Quindi viaggio con il mio treno e vado a farmi le mie udienze in procura generale. Orbene, sappiate che per questo motivo che ci impedisce di esercitare, di cambiare funzione all'interno del nostro distretto, sono molti magistrati che ricorrono a questo espediente. Quindi capita, ma questo è anche un accrescimento della nostra cultura, che un collega che ha fatto sempre il giudice vada a fare il pubblico ministero di secondo grado in corte d'appello o viceversa. Ma questi magistrati, che saranno ottimi sostituti procuratori generali, difficilmente potrebbero, secondo me, fare efficacemente delle indagini al posto nostro, per il semplice fatto che il PM di primo grado, come ben sapete, non è il PM di secondo grado, è tutta un'altra vita, è tutto un altro lavoro, è tutto un altro impegno, sono tutti altri ritmi, sono gli stessi sostituti procuratori generali che non vorrebbero vedersi piovere sui loro uffici letteralmente tutti i fascicoli per i quali non vi è rispetto dei termini, è normale. Quindi, e questo è un altro dato oggettivo, quindi non si può compromettere il potere del procuratore di organizzare il proprio ufficio, non si possono rovesciare dei fascicoli nei confronti di un ufficio che non è attrezzato per lavorare con i ritmi della Procura della Repubblica e con la cultura del pubblico ministero di primo grado. E ancora, l'indiscriminata vocazione comprometterebbe il principio costituzionale, come vi dicevo prima, della ragionevole durata del processo, essendo i tempi del processo in questo caso destinati ulteriormente a protrarsi. Allora dico io, ma che riforma è quella per cui si mette fretta, così come sembrava all'inizio, nella prima lettura di questa riforma? Si mette una gran fretta al pubblico ministero, no? Si mette una gran fretta perché si pensa, ecco, se non finisci nei termini, che cosa succede? Perché la situazione forse migliora, legislatore, sei proprio sicuro che è così che puoi risolvere i problemi? Io credo che non sia stata questa la strada giusta. E dunque dobbiamo essere illuminati da un principio che dobbiamo ben avere certi, e sicuramente nel mio ufficio ce l'abbiamo tutti, e cioè il principio della concezione realistica dell'azione penale. Concezione realistica dell'azione penale, tra virgolette sottolineato, non significa però abdicare, si badi bene, al principio della obbligatorietà dell'azione penale, perché sono due cose diverse. Quindi dosiamo le parole e riempiamole bene del loro contenuto quando le usiamo. Infine, e al completamento di questo passaggio di mio ragionamento a voce alta, l'utilizzo da parte del legislatore del verbo dispone, tra virgolette, a proposito di utilizzo corretto delle parole, non apre uno spiraglio su una avocazione indiscriminata, laddove si pensi che la vocazione è comunque disposta con decreto motivato e quindi è necessario per il procuratore generale articolare una serie di ragioni che lo portino a questo tipo di avocazione. Se c'è scritto decreto motivato, sarà pur motivato, e allora se ci vogliamo prendere in giro pensiamo alle motivazioni standard, ma noi non ci vogliamo prendere in giro, pensiamo a una motivazione per quel fascicolo, non pensiamo a una motivazione che sia buona per tutte le stagioni. Per le considerazioni che ho qui svolto, abbiamo dunque compreso tutti che la vocazione opererà non nel caso di indistinta inerzia del PM, e ciò in quanto l'inerzia può essere giustificata o ingiustificata, e questo comporta delle ricadute anche su quando si possa o non si possa vocare.
Ne consegue che anche in caso di inerzia del PM la vocazione in concreto sarà facoltativa. Si pensi al caso in cui l'inerzia tecnica del PM, successiva ovviamente alla scadenza dei termini, dipende da una pluralità di fattori allo stesso non addebitabili. Penso ad esempio alle indagini delegate alla PG che nonostante i solleciti tardi a depositare, oppure nel caso in cui le indagini svelino una pluralità di reati connessi o ancora l'ipotesi in cui il medesimo reato risulti ascritto a più soggetti, la cui identificazione sia avvenuta in tempi diversi. E questo argomento dell'identificazione in tempi diversi lo riprenderò dopo perché è molto importante, perché parliamo di iscrizione nel registro delle notizie di reato. In tutti questi casi una vocazione indiscriminata basata sul dato formale della inerzia del PM non solo non apporterebbe dei vantaggi in punto di funzionalità del sistema, ma addirittura potrebbe compromettere l'efficace espletamento di attività investigative. Quindi esulano dal perimetro dell'intervento evocativo i casi di inerzia necessitata del titolare dell'azione penale. Questi sono i casi di cooperazione tra, ad esempio, autorità inquirente e giudice, quando il decreto di citazione può essere emesso e quindi l'azione penale esercitata solo previa comunicazione della data di udienza da una parte e del presidente del tribunale. Allora, in questo caso, ad esempio, come a vostra conoscenza, abbiamo un sistema che appunto si chiama Gondola, che è il sistema Gondola che è proprio originale della Procura di Modena, che consente quindi fissazione delle udienze, vengono mandate, cioè con un sistema informatico, delle date e vengono riempiti di contenuto attraverso la fissazione dei processi. Ma anche questo sistema dovrà essere sostituito perché il problema del nostro lavoro sono anche i problemi che sono dettati dalla informatizzazione. Mi spiego, il nostro sistema funzionava benissimo, ma nella misura in cui il Ministero ci dice che tutti, giustamente, i tribunali d'Italia, le procure d'Italia devono avere un unico sistema informatico, ovviamente capite che anche questo determina una serie di problematiche organizzative, perché il sistema che andava bene non si può utilizzare e dobbiamo adeguarci ad altro sistema che ancora ha dei problemi a decollare. E questo, anche questo problema che vi ho enunciato adesso così brevemente, voi capite che in tutta questa bella riforma dei termini della vocazione viene ad impattare, e quindi se noi non riusciamo a far decollare in maniera efficace ed efficiente il sistema di fissazione, questo ha delle ricadute. E in questi casi si vuole forse avvocare? Certamente no. E quindi questo sicuramente è un esempio che pone un bel paletto alla vocazione. E, a parte i casi di citazione diretta, un altro caso che può determinare una inerzia incolpevole del pubblico ministero è quando, ad esempio, aspettiamo che un giudice emetta una misura cautelare oppure venga espletato un incidente probatorio. Ovviamente anche qui occorrerà che il pubblico ministero sia stato solerte e sollecito. È chiaro che se io richiedo un incidente probatorio un anno dopo l'iscrizione nel registro notizie di reato di un certo indagato, evidentemente però sono patologie e non fisiologie, l'esempio che vi ho fatto. Vi sono poi delle evenienze nelle quali le determinazioni inerenti all'esercizio azione penale presuppongono la tempestiva attività di altri organi. E penso, ho detto, alla polizia giudiziaria, alle deleghe che vengono impartite alla polizia giudiziaria, quindi a maggior ragione occorrerà che il pubblico ministero sia molto presente, quando, non nel momento in cui scrive la delega,
ma avere uno scansionario dei fascicoli con riferimento al giorno in cui si è stabilito nella prima delega che devono depositarsi gli esiti. Occorrerà quindi avere uno scadenzario molto efficiente nel quale poi far ricadere i solleciti alla polizia giudiziaria. Tutto questo non deve essere un racconto, come vi sto facendo adesso, ma deve essere ovviamente tutto provato, perché soltanto questo tipo di lavoro incidente del pubblico ministero è la prova che il pubblico ministero non sarà stato inerte. Inoltre, quando il procuratore della Repubblica applica e stabilisce dei criteri di priorità oltre quelli della legge, facoltà che ci è stata data dal Consiglio Superiore in una importante risoluzione del CSM, anche questa molto contrastata, perché capite che poteva avere anche delle ricadute sotto il profilo della obbligatorietà dell'azione penale. Anche in questo caso ovviamente non ci sarà una inerzia quando i fascicoli in questione non sono ricompresi nei criteri di priorità dettati dal Procuratore della Repubblica. Il CSM parla efficacemente nella risoluzione sulla vocazione di discrezionalità selettiva. In due parole direi che c'è tutto, da parte delle procure generali, di fisiologico stallo procedimentale. Ecco, anche queste tre parole, fisiologico stallo procedimentale, costituiscono un salvagente importante per gli uffici di procure. E quindi anche in questi casi la terminologia utilizzata è assolutamente illuminante. Posso andare avanti? Per le procure è comunque fondamentale che il PM si confermi sempre un organo ad elevata dinamicità funzionale e quindi sia un PM vigilante. È veramente un lavoro sempre più difficile, perché deve sempre più vigilare sul rispetto dei termini, ad esempio, di deposito di una consulenza. Perché anche questo è molto importante, dovremmo essere molto più rigorosi con i nostri consulenti, non potremmo consentire delle proroghe troppo lunghe, perché mi viene in mente, ad esempio, io capisco la difficoltà, però anche, vi faccio un esempio che a voi noto, la morte del nuotatore Dall'Aglio, mi pare che si chiami così, insomma il giovane campione nuotatore che è deceduto l'anno scorso a luglio. È stato un decesso che ha fatto lavorare moltissimo la Procura della Repubblica e purtroppo la consulenza è stata depositata un mese fa. Quindi capite che probabilmente il legislatore non ha mai fatto il pubblico ministero, o se l'ha fatto non l'ha fatto con attenzione, perché d'altra parte la complessità delle consulenze c'è. Nel caso di questo nuotatore si è dovuto intervenire, e lo dico perché è stato già pubblicato, sezionando il suo cuore per comprendere quello che poteva, si era ipotizzato, cioè che ci fosse una malformazione congenita rarissima che poteva essere in grado di provocare quel tipo di decesso. Quindi, al di là del fatto che il pubblico ministero nel conferire l'incarico a un consulente dovrà essere rigoroso e dovrà essere anche cattivo nella misura in cui taglierà gli onorari, però comprendete come il sistema delle norme, quando tu lo vai a applicare in un lavoro che è veramente molto complicato e che deve essere svolto, e su questo siamo tutti d'accordo, anche a favore dell'indagato, perché così è, perché questo è il ruolo del pubblico ministero ex articolo 73 dell'ordinamento giudiziario, è un ruolo assolutamente di tutela dei diritti, io così lo intendo, magari non, qualcuno sarà d'accordo, però è un ruolo che fatto bene è un ruolo di tutela dei diritti del cittadino, ancor più se debole. Quindi diventa veramente tutto complicato se vogliamo fare quadrare il cerchio. Allora voi direte, ma allora questa nuova vocazione viene disapplicata? Non viene disapplicata, perché ovviamente una volta che uno ha posto dei particolari paletti, ovviamente questa disapplicazione non c'è.
L'avviso dell'indagato, all'indagato di cui l'articolo 415 impone, per un verso, come sapete, al pubblico ministero di attendere per 20 giorni l'esercizio delle facoltà difensive da parte dell'indagato e per altro verso consente all'organo dell'accusa di disporre, a seguito delle richieste dell'indagato, nuove indagini, beneficiando così di un ulteriore tempo, che è anche dilatabile per effetto del provvedimento del giudice, e deve essere però emesso prima della scadenza del termine previsto dal comma secondo dell'articolo 405, anche se prorogato, come inequivocabilmente disposto dal comma 1 del 405. Il citato articolo 405,2 fissa gli ordinari termini delle indagini, per tali intendendosi termini non prorogati dal giudice in 6 mesi o per taluni gravi, reati gravi, come diceva la professoressa, in 1 anno. In altre parole, nell'ipotesi in cui il PM non abbia richiesto al giudice la proroga del termine di cui è l'articolo 405 e questo sia scaduto senza che l'avviso di 415 bis sia stato emesso, comincerà a decorrere lo spazio temporale, 3 mesi, salva l'eventuale proroga, o 15 mesi, ex articolo 407,3 bis CPP, concesso per l'assunzione delle conseguenti determinazioni a procuratore della Repubblica, termine che, spirato il quale, renderà possibile l'intervento avvocativo. E questa è sembrata alla Procura Generale della Corte di Cassazione e al Consiglio Superiore l'interpretazione costituzionalmente orientata. Non deve neppure dimenticarsi il principio tratto dalla giurisprudenza di legittimità ed applicabile anche in questo caso, secondo cui, salva l'ipotesi che il procuratore generale abbia esercitato il suo potere di avocazione ai sensi dell'articolo 412,1 CPP, il procuratore della Repubblica non è mai decaduto dal potere di esercitare l'azione penale. Vi avevo detto all'inizio che un momento importante e delicato era quello relativo al momento in cui viene iscritto il nome di un indagato nel registro delle notizie di reato. Perché? Perché è da questo momento che decorrono i termini per svolgere le indagini preliminari. E quindi il tema riguarda un argomento di grande rilevanza perché è inserito nell'ambito dei termini delle indagini preliminari laddove si manifesta fin dall'inizio la necessità di improntare le investigazioni a una durata ragionevole del processo al fine proprio di contribuire a realizzare questo principio fondamentale. Da parte di taluni si è criticata la portata di questa riforma, incapace di comprimere le indagini preliminari al minimo, al fine di privilegiare la fase del dibattimento. E non si possono neppure dimenticare le critiche alla prima stesura di questa riforma, che tanto ci preoccupava noi pubblici ministeri, e che vedeva infatti il PM compresso e vessato e non messo in condizione di svolgere il proprio lavoro. Al punto tale che anche nelle nostre liste di magistrati si paventava da taluni anche il pericolo di una nuova desertificazione delle procure della Repubblica. Fatta questa piccola premessa, è evidente di come sia di estrema delicatezza il momento in cui viene scritto il nome di una persona, di un indagato nell'RNR, nel registro notizie di reato, proprio per quelle conseguenze che ne derivano dal punto di vista cronologico. E non si può neppure negare che potrebbe costituire un'occasione di abuso da parte del PM, nel senso che è capitato in processi importanti, è capitato anche a me, che mi si dicesse: ah, pubblico ministero, ma tu quando lo hai scritto questo indagato? E che si siano create in udienza delle querelle, a volte anche di una certa violenza verbale. Perché giustamente l'avvocato fa il suo mestiere, però il PM corretto non può scivolare in una simile buccia di banana. La genesi dei commi 75 e 76 che intervengono sugli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 106, cioè il decreto che regolamenta le procure della Repubblica, può essere collocato proprio in questo contesto, e cioè nella vicenda che ha interessato l'articolo 335, quello sull'iscrizione nell'RNR, nella parte in cui impone al PM di scrivere immediatamente la notizia di reato nell'apposito registro e di aggiungere contestualmente
immediatamente o dal momento in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è attribuito completa di generalità. Questo di generalità, quindi non si può scrivere Lucia Musti. Un Lucia Musti non può essere iscritto in un registro noti perché sarà un ignoto. Se Lucia Musti non sappiamo quando è nata e dove è nata, è un fascicolo contro ignoti, non è un modello 21 e questo è un punto molto importante. Questo è il punto di estrema delicatezza, proprio per quegli eventuali abusi è stato detto che il PM potrebbe compiere. Ed è per colpire queste pratiche che si è anche ipotizzata la possibilità di accordare al giudice il potere di controllare l'evoluzione cronologica delle iscrizioni del PM nel registro notizie di reato. Da questo sindacato sulle scelte del PM si era così pensato, anche nello sviluppo del nostro codice di procedura penale, potevano derivare anche delle conseguenze dannose. In realtà, dannose secondo noi per quanto riguarda la funzione del pubblico ministero e la funzione del giudice. È stato un tema molto dibattuto quando si è trattato dei primi anni di applicazione del codice di procedura penale, quando sembrava che il GIP potesse dare degli ordini al pubblico ministero con riferimento alle iscrizioni nel registro notizie di reato, ma finalmente le sezioni unite hanno messo misero perché ormai nel passato di tempo la parola fine, escludendo qualunque intromissione del giudice sulle scelte del PM, precisando che ogni questione relativa alla violazione delle regole che disciplinano l'iscrizione nella notizia di reato deve essere riguardato esclusivamente sotto il profilo disciplinare e nei casi più gravi penale. Diverso il discorso, dicevo, delle querelle che ci possono essere nelle aule di udienza tra pubblico ministero ed avvocato, ma il giudice sicuramente non può avere interferenze per quanto riguarda il potere del pubblico ministero sul registro ex articolo 335. Il provvedimento legislativo, pur contenendo incisivi interventi sul tema della durata dell'indagine e del suo rapporto con il successivo esercizio dell'azione penale, esempio 407 CPP, non si spinge appunto quindi fino a determinare un sindacato del giudice. E su questo è pacifico. Sarà contento il giudice che è presente, il dottor Merici. Tuttavia, attraverso l'inserimento nel testo degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 106 del 2006 di uno specifico riferimento all'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione nel registro notizie di reato, potenzia il ruolo di controllo e supervisione svolto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Nelle varie fasi evolutive che hanno seguito la gestazione di questa riforma, ad un certo punto si era pensato anche ad un reato disciplinare da parte del Procuratore della Repubblica, quindi un disciplinare, il reato intendo dire un'incolpazione disciplinare, per quel Procuratore della Repubblica che non vigilasse sufficientemente nei confronti di quei sostituti con riferimento all'iscrizione del registro notizie di reato. E questo ci era sembrato oggettivamente troppo, perché proprio impossibile da realizzare, ecco, una missione impossibile. In realtà, qui salta fuori il compito del Procuratore della Repubblica, il Procuratore deve porre in essere quegli atti organizzativi che consentano e garantiscano l'uniforme e corretto esercizio dell'azione penale in rapporto alle regole del giusto processo. Questo sicuramente è il nostro compito e qualora non venga adempiuto è sicuramente passibile di attenzione disciplinare. E quindi occorre anche un controllo continuo nel flusso delle notizie di reato e anche insegnare alla polizia giudiziaria come si devono correttamente compiere, redigere le notizie di reato, perché altrimenti un riversare sulle procure notizie di reato che non vengono svolte professionalmente dalla polizia giudiziaria e che quindi costringe il pubblico ministero con una serie di deleghe a riempire quegli spazi ad una CNR che, se correttamente redatta, sarebbe già completa e potrebbe consentire al pubblico ministero A, di scrivere Lucia Musti con le generalità complete e quindi da lì cominciano a decorrere i termini, B, evitare di dare deleghe a sentire dei testimoni quando la PG, facciamo sempre l'esempio di indagini per reati non
di grande complessità, laddove salta fuori il compito del coordinamento del pubblico ministero. Parliamo di indagini per fatti reato, tra virgolette, normali, nei quali si può pretendere una professionalità dalla polizia giudiziaria. E quindi in questo caso occorre che il procuratore della Repubblica educhi la polizia giudiziaria a depositare notizie di reato complete, ripeto, non quelle per le quali bisogna disporre intercettazioni telefoniche, eccetera, 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 allargare 416. Parliamo però di una gran parte delle notizie di reato che investono i nostri uffici, e questo può consentire al pubblico ministero, allora sì che abbiamo il giusto processo con le giuste indagini, di valutare come determinarsi, archiviare o esercitare l'azione penale. E a questo punto devo richiamare per forza la circolare Pignatone. La cosiddetta circolare Pignatone è stata diffusa dal procuratore della Repubblica di Roma il 2 ottobre 2017. E questa circolare sicuramente è una circolare che non ha trovato grosso seguito, perché è una circolare, sebbene noi in procura in qualche modo, cioè l'abbiamo discussa in procura Modena e in parte condivisa e non condivisa, perché è una circolare anche abbastanza, come si potrebbe dire, originale, coraggiosa, come coraggioso è il procuratore Pignatone nell'esercizio del suo delicatissimo lavoro, come si può vedere quotidianamente. E quindi il procuratore Pignatone ha analizzato il rapporto tra registi modello 44 e 21, cioè ignoti e noti, affermandosi che si procederà ad iscrizione a modello 21 solo nei casi in cui, a carico di un soggetto identificato, emergono non meri sospetti, quindi ha fatto un passaggio molto importante, ma specifici elementi indizianti, ovvero sia una piattaforma cognitiva che consente l'individuazione a carico della persona di elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato, con indicazione anche delle fonti di prova. Capite che questo restringe moltissimo anche il campo dei fascicoli che saranno iscritti a modello 21. E il procuratore Pignatone fa un esempio, parlando di colpe mediche. Noi sappiamo che quando avviene un decesso per presunta colpa medica, cosa fa il pubblico ministero? Nel conferire l'incarico, ovviamente dà un avviso di garanzia, consente cioè a tutte le persone, che possono essere anche a volte 10 e 12, a partire dal medico dell'ambulanza che prende la persona sofferente alla porta in ospedale, al medico del pronto soccorso, di prima accoglienza, alla caposala e così via. Alla fine troviamo quelli che io chiamo i maxi processi fin dall'inizio, cioè la stanza del pubblico ministero è piena di medici, infermieri, avvocati, magari consulenti di parte, ci vorrebbe un'aula, si conferisce l'incarico. Il procuratore Pignatone dice che in questo caso la consulenza deve essere data contro ignoti a modello 44, non si devono quindi dare avvisi. È un atto molto forte questo, ed è su questo che abbiamo molto discusso in procura, perché ovviamente rifletterete anche voi come avvocati, potete riflettere anche voi su questo esempio e sicuramente avrete qualcosa anche voi da dire e vedrete insomma le considerazioni di natura giuridica e gli effetti che ci possono essere anche sulla consulenza che viene depositata, sulla opponibilità della stessa in un fascicolo contro ignoti. Il procuratore quindi in questo modo ha escluso che l'iscrizione di un nominativo nel registro notizie di reato sia un atto dovuto, e addirittura dice che se così fosse sarebbe la polizia giudiziaria o il privato cittadino, sia personalmente o attraverso l'avvocato, a dire al pubblico ministero io ti ho fatto questa denuncia, il carabiniere, pubblico ministero, io ti ho presentato questa CNR e tu lo devi iscrivere per forza. Ma Pignatone dice: questo è un vaglio che spetta esclusivamente al pubblico ministero. Ve l'ho detta così perché però capite che alla Procura di Roma, con una circolare di questo tipo, che è veramente un paracadute, quella riforma dell'avvocazione, che comunque è la vocazione con quei paletti che vi ho detto,
a questo punto ha ancora di più dei limiti ristretti di applicazione. Quindi sono alla fine, io lo so che ho esagerato, ma l'avevo detto fin dall'inizio a loro e quindi sono stati avvisati. Quindi riassumendo, perché io sono abituata a riassumere, quindi la lista che ho fatto, io studiando la circolare del CSM, su quando si può procedere quindi ad avocazione in concreto è questa. 1. I procedimenti non indicati dalla legge o da provvedimento organizzativo del Procuratore della Repubblica come i procedimenti non prioritari. I procedimenti nei quali il PM, in attesa dell'esito delle indagini tempestivamente delegate dalla polizia giudiziaria, quindi è in attesa, i procedimenti nei quali il PM è in attesa del deposito da parte della polizia giudiziaria delegata dell'informativa finale riepilogativa delle complessive investigazioni, e poi a volte all'esito di questa investigazione c'è magari anche una misura cautelare da scrivere e c'è anche una richiesta, un provvedimento del giudice da attendere. Per questo che dico, ma è una riforma veramente assurda. Comunque, i procedimenti nei quali il PM è in attesa del deposito di consulenza, anche questo l'abbiamo detto, i procedimenti nei quali è all'esame del PM l'informativa finale, esatto, quindi l'ho già detto, ho voluto scindere troppo, quindi quando poi ci viene depositata dobbiamo studiare e fare la richiesta, i procedimenti in cui sia pendente al GIP una richiesta di misura cautelare, ovvero un procedimento di incidente probatorio, i procedimenti a citazione diretta, vi ho parlato prima di Gondola, per i quali il PM sia in attesa della fissazione della data d'udienza, i procedimenti per i quali, firmata la richiesta di archiviazione, sia in attesa dell'espletamento delle notifiche alla persona offesa, ovvero per i quali, firmato l'avviso ex 415, sia in attesa delle notifiche e del completamento della conseguente procedura prevista dalla legge. Anche qui sicuramente non potrà applicarsi la vocazione. I procedimenti per i quali, pur risultando esperibile la vocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti, risultano iscrizioni successive di altri reati, ovvero di altri soggetti, per i quali i relativi termini non siano ancora scaduti. Perché come si fa altrimenti a separare? Cioè, ci sarebbe un pregiudizio per le indagini, ma poi appunto siamo sempre lì, il giusto processo non potrebbe assolutamente attuarsi. A questi criteri andranno eventualmente aggiunti quelli che i procuratori generali, in sede di progetto organizzativo o di protocollo con i procuratori, riterranno di adottare. Allo stato, nel nostro distretto, non sono stati adottati. E poi abbiamo un altro problema, che tanto ne parleremo anche con riguardo alle intercettazioni. È impensabile ormai lavorare senza l'apporto di idonei strumenti informatici. Quindi questi strumenti informatici, il Ministero Pregresso ha fatto moltissimo, come sappiamo in tema di processo civile telematico, e comunque ha fatto moltissimo, però non ne ha fatto abbastanza. E quindi anche la mancanza di apporto di idonei strumenti informatici ha delle ricadute. E niente, siamo in attesa di vedere poi che cosa farà il nuovo Ministero a tale proposito. Scusatemi. Grazie. Devo dire che questo intervento ha aperto un mondo a noi sconosciuto su tanti punti di vista e ci ha anche consentito di capire esattamente talune dinamiche che possono essere un po' sfuggenti per noi che magari invece siamo dall'altra parte. E mi sono appuntata qualche espressione particolare, forse sono le stesse che magari l'avvocato Spigarelli ha preso nota, adesso sentiremo. Volevo sapere se l'avvocato ha qualche replica o qualche battuta su questi aspetti che il procuratore intanto ha menzionato, sia per l'iscrizione che per la vocazione, la durata delle indagini. Sì, premetto che non è uno di quei temi che mi diciamo molto sexy dal mio punto di vista. Ma perché? Perché è proprio uno di quei temi su cui la riforma ha partorito un topolino e non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. Si diceva nella premessa, spenderò un minuto e mezzo in qualità di testimone oculare della faccenda,
a proposito della genesi della riforma. Come nasce la riforma Orlando? Qui ognuno ci deve mettere il suo, come dire, assumersi anche le sue responsabilità e poi rigettare responsabilità che eventualmente vengono strumentalmente invocate. E non parlo della magistratura, parlo addirittura di discorsi che si fanno all'interno dell'avvocatura o dell'accademia. Come nasce la riforma Canzio? E la riforma non è un lapsus, è proprio un'indicazione voluta. Come nasce la riforma Orlando? Nasce, si dice, dalla commissione Canzio. Allora io nella commissione Canzio c'ero, e non solo c'ero nella commissione Canzio, ma c'ero in un convegno che fu fatto almeno 2 anni prima dell'inizio dei lavori della commissione Canzio, investita dal ministro Cancellieri, presso la Cassa Nazionale di Previdenza degli Avvocati, in cui, d'accordo con Giorgio Spanger, dopo aver parlato anche con Giovanni Canzio, che allora mi sa che era non in Cassazione e già in Corte d'Appello da qualche parte, forse all'Aquila, forse a Milano, si pensò, in un clima politico-legislativo in cui riforme organiche non era immaginabile farle, di fare quello che, scusate l'autocitazione, io avevo nel mio programma elettorale di Presidente dell'Unione delle Camere Penali chiamato riforme corsare, cioè di affrontare una serie di punti del codice di procedura penale in cui si poteva registrare un possibile accordo tra le grandi famiglie della giurisdizione, avvocati, magistrati, professori di diritto. Il lavoro partì da lì. La Cancellieri, prima diciamo di franare su una vicenda di supposte come dire, appoggi a questo o quel indagato eccellente, forma questa commissione e questa commissione si pone una regola: licenziamo tutto quello su cui si arriva all'accordo generale. Lasciamo sul campo tutto quello che nel dibattito della commissione e delle sottocommissioni invece non registra un accordo generale. Le ambizioni della commissione Canzio erano molto più significative di quello che poi ha prodotto la commissione Canzio. Mentre tu parlavi, mi era venuto in mente ad esempio che uno dei temi su cui volevamo mettere le mani, io perché lo ritengo la tomba dell'equità processuale, gli altri perché più o meno lo ritenevano comunque foriero di una serie di problemi che non finiva più, era l'immediato cautelare, cosa che abbiamo discusso in commissione e su cui addirittura arrivammo ad una radicale soluzione. Io ero per soluzioni radicalissime, cioè abolirlo l'immediato cautelare. Ma tutto sommato poi arrivammo con il concorso persino della componente magistratuale e accademica all'idea di ridurre l'immediato cautelare proprio per evitare diciamo quell'ossimoro che è a termini di indagine che non fossero quelli che noi registriamo. Voi sapete perfettamente bene che facciamo l'immediato cautelare, poi torno perché questo si sposa anche su qualcosa che lei ha detto prima. Noi facciamo processi in immediato cautelare dopo indagini che durano 3-4 anni. Anzi, la maggior parte delle indagini sensibili, perlomeno in certe aree geografiche, per reati gravissimi, si svolgono con termini pluriennali permessi dalla legge e poi si risolvono in un'informativa finale che muove una richiesta di custodia cautelare, che a sua volta muove un'ordinanza di custodia cautelare, che poi porta ineluttabilmente all'immediato cautelare. Una strage di diritti dal mio punto di vista e una strage del diritto di difesa soprattutto, per i tempi che impone l'immediato cautelare a confronto, se non altro, con il materiale di indagine. Le più grandi vicende processuali degli ultimi tempi sono vicende processuali che coinvolgono l'immediato cautelare. 100 faldoni, 150 faldoni, 3 anni di intercettazioni, 3 anni e mezzo di intercettazioni. Ripeto, è un ossimoro, una cosa immediata non può conseguire ad una protrazione delle indagini, ad un materiale probatorio così sterminato come lo registriamo. Tant'è vero che l'immediato, quello vero, si connotava per due diciamo, elementi sovrapponibili.
la prova evidente, ma soprattutto la ristrettezza delle indagini che aveva portato alla prova evidente. Questo è l'immediato. Allora, perché vi dico dell'immediato cautelare? Perché lì registrammo una curiosa concordia sul fatto che questo istituto andava ripensato totalmente e quindi riportato ad un termine di indagini preliminari che fosse un termine, diciamo, non così ampio come quello che registriamo. Cadde ovviamente quella proposta, tra con altre proposte virtuose, adesso ve ne indico un altro paio, perché non ci fu poi l'imprimatur della politica su una scelta di questo genere. Lo dico, sono già noto per essere molto diplomatico, perché evidentemente questo tipo di scelta era una scelta che era indigeribile alla Direzione Nazionale Antimafia, neppure ai procuratori della Repubblica che sedevano con noi in Commissione Canzio. La Commissione Canzio fece altre cose positive, ma la traduzione in legge della Commissione Canzio non c'è stata. Quando adesso riparleremo dell'abbreviato, vi dirò quello che si era immaginato in Commissione Canzio, è uscito dalla Commissione Canzio, ma in realtà non è mai stato approvato dalla Commissione Canzio, eppure è diventato legge. Quindi noi abbiamo, vedete, il paradosso dei paradossi, certe cose su cui nella Commissione dei Good Willing si era arrivato a un termine, e cioè l'immediato cautelare, non sono state licenziate. Quello che non è mai stato discusso, per esempio il sacrificio del principio del giudice naturale precostituito per legge per l'abbreviato, è stato invece approvato. Allora, ha tante colpe la legge Orlando, la prima delle quali è di non aver messo a frutto questa, diciamo, congiuntura astrale favorevole, cioè il fatto che, diciamocelo, componenti che litigano da un sacco di tempo, non tanto sugli strumenti, non tanto sugli istituti, ma molto spesso e molto di più sulla filosofia che sta alla base della idea stessa del processo penale, avevano trovato una composizione, avevano trovato anche dei compromessi, perché è ovvio che se tenti di fare qualche cosa che per declinazione e per definizione non è una riforma organica, ma è una riforma rapsodica, lo fai arrivando a dei compromessi, rinuncia a qualcosa tu come rinuncia a qualche cosa. E questo è il tema, adesso finisco l'introduzione, poi tanto ci ritorno a proposito magari di qualche altro argomento, e questo è il tema di cui stiamo trattando. Adesso, sia detto con rispetto per le opinioni della dottoressa Musti, e anche per le opinioni che evidentemente sono le opinioni maggioritarie delle procure della Repubblica, in parte delle procure generali, perché poi alcune procure generali sono un po' dissonanti su questo. Però io parto dalla fine di quel che ci ha detto la dottoressa Musi, giustamente riassumendo, perché ha fatto un riassunto e dice: guardate, vi ho inquadrato la situazione e adesso vi dico dove la norma funzionerà. Io ho l'elenco di quello che lei ha detto, la norma non funzionerà, nel senso che se escludi i processi che non sono definiti prioritari dai procuratori della Repubblica o dai procuratori del Generale, se escludi i processi per cui sei in attesa di esito di indagine, se escludi i processi per cui stai meditando di chiedere o non chiedere la custodia cautelare, se escludi i processi per cui sei in attesa di un'informativa finale, se non vado avanti perché lei ha fatto, non ci rimane niente, diciamocelo. Cioè, fatta la riforma, abbiamo già un'interpretazione non certo letterale della riforma, diciamo così, organica, finalistica della riforma, che comunque la mette totalmente non cade. Qualche volta con delle ragioni, qualche altra volta, francamente, dal mio punto di vista, con minori ragioni. Allora, intanto alcune, questo lo dico con sincera ammirazione, però insomma, la capacità neologica dei giuristi italiani è fenomenale. Concezione realistica dell'obbligatorietà, discrezionalità selettiva, inerzia necessitata. Insomma, anche attraverso una diciamo fertile immaginazione lessicale riusciamo a non applicare le norme, che ci piacciono o che non ci piacciono. Ma guardi che non lo dico per polemica. Lo dico per rimarcare un fatto fondamentale, obiettivamente, e lì se ne discusse in Commissione Canzio, non in Parlamento. Qui la scelta doveva essere più radicale, signori.
Allora, intanto non c'è nessuna, come dire, concezione realistica dell'obbligatorietà, c'è la nuda e cruda realtà. Il principio di obbligatorietà dell'azione penale in Italia non viene applicato, perché non è possibile applicarlo, perché abbiamo un numero di reati denunciati che impedisce di far fronte, così come dovrebbe essere, al reale motivo per cui esiste in Costituzione il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che è direttamente collegato all'articolo 3 della Costituzione. L'obbligatorietà dell'azione penale garantisce l'uniforme applicazione della legge penale, impedisce l'abuso che avviene attraverso l'inerzia, la non azione, non attraverso l'azione. I veri abusi stanno nella non azione. Però siccome noi dovremmo essere da giuristi, certo, ovvero noi i giuristi non sono scienziati, questa roba non è una scienza esatta, facciamo finta molto spesso che lo sia, ma non lo è. Però di fronte al principio di realtà dovremmo chinare la testa ogni tanto. E allora, dopo aver verificato che dal 48 in poi questo è un principio disapplicato, ed era disapplicato anche nel codice di procedura penale precedente, ed era, come dire, tenuto in vita con l'iperventilazione forzata a botte, scusate la concezione alla mia origine romana, a botte di amnistie. Se non ci fossero state tutte quelle amnistie che ci sono state, scoppiava il codice Rocco prima ancora che noi probabilmente ci laureassimo. Ci sono state, l'hanno mantenuto in vita, hanno mantenuto in vita il sistema con il fantasma dell'obbligatorietà dell'azione penale, ma non con la obbligatorietà dell'azione penale. Allora, quello su cui bisognava discutere era quello di cui non poteva discutere la Commissione Ganzo, naturalmente, perché certo non era un tema su cui si poteva convenire, ma poi soprattutto era una riforma costituzionale. Ma questo è un leitmotiv per me. Cioè, ognuno di noi faccia l'esame di coscienza e veda chi ha, di fronte ai problemi, detto bisogna mettere le mani anche nella Costituzione, chi invece ha magari preso la Costituzione e l'ha sventolata in tutte le manifestazioni dicendo questa non si tocca, e magari non si tocca neppure quando frana, vedi, principio di obbligatorietà d'azione penale. Dovevamo fare i conti con quello. Non era possibile farlo, figuriamoci se era possibile farlo in Parlamento. Speriamo che non lo facciano i nuovi, perché sennò chissà che succede. Però il problema è quello. Così come il problema è, e su questo sono francamente abbastanza in disaccordo con la dottoressa Mussi, attenzione, questo è il tema anche dell'abuso del processo. Perché adesso in molti si sono abituati a ragionare dell'abuso del processo per la sentenza Rossi, poi tornerò su Vittorio. Ricordate la sentenza Rossi qual è? Quella sentenza delle Sezioni Unite per cui un avvocato imputato cambiava avvocato ogni volta che gli fissavano la discussione, il processo non si faceva mai. E giustamente si pose un problema, per me con una soluzione discutibile, ma si trattò dell'abuso del processo, come se l'abuso del processo fosse qualcosa che si appartiene essenzialmente alla difesa. Viceversa, l'abuso del processo si appartiene anche all'accusa. E quando noi andiamo a verificare in un sistema che è fondato sulla determinazione temporale delle indagini, questa è una cosa che può piacere o non piacere, nell'Accademia ce ne sono in tanti che contestano questo, però c'è, in questo sistema c'è, le indagini debbono durare un tempo determinato, questo tempo può essere prorogato, però il tempo determinato delle indagini è una qualificazione del nostro sistema processuale. Certo è che se tu giochi tra non notizia di reato, contro ignoti, difficile identificazione e via discorrendo, l'elastico della possibilità di iscrivere, non iscrivere o iscrivere come diavolo ti pare e piace, è evidente che si allunga in maniera parossistica, ed è lì che devi mettere le mani. Allora, sull'obbligatorietà non potevamo mettere le mani. Beh, però sulla giurisprudenza invece della Corte di Cassazione, che ha messo in non cale quella giurisprudenza che pure si era formata, che dava nelle mani, non dell'avvocato, non del professore, ma nelle mani del giudice, tutto sommato, mani abbastanza sicure, anche la verifica dell'abuso del processo e la rideterminazione con una sanzione significativa rispetto a quell'abuso del momento di iscrizione del
nominativo nelle indagini preliminari, anche qui sull'italiano ci dobbiamo mettere d'accordo. Immediatamente, il nostro è un codice di avverbi, Dio ce ne scampi e liberi, in tema di custodia cautelare abbiamo talmente tanti di quegli avverbi che dovrebbero mettere in galera gli avverbi invece che i cristiani. Però immediatamente significa immediatamente, non significa quello che dice Pignatone. C'è poco da fare. Immediatamente significa immediatamente. Per la verità, apro, spezzo una lancia per Pignatone, perché Pignatone faceva quella circolare a seguito di una vicenda processuale, tra l'altro per avventura io ero coinvolto, in cui muore una persona e il PM zelante, diligente, iscrive tutto l'ospedale. Tutto, 59, era un piccolo ospedale, 59 persone ha iscritto, c'era una folla al momento ma un conto è, diciamo, esercitare in maniera congrua e ragionata, identificando alcune aree di possibile indagabilità, un conto è dire io mi metto al vento, li scrivo tutti, tanto non c'è problema, ma è questo conto che va fronteggiato. Non tanto quello di dare un altro ambito di discrezionalità anche a notizie di reato che dal punto di vista nominativo sono vestite. Comunque immediatamente significa immediatamente. E quell'immediatamente non viene molto spesso applicato. Allora qual era l'alternativa? Qual era l'altra soluzione? Quella semplice. Però le cose semplici urtano. Allora quella semplice era invece di fare tutti questi voli pindarici mettendo nelle mani del procuratore generale. Mi ha fatto piacere che lei riconosca che i procuratori generali tutto sommato fanno un mestiere diverso dai pubblici ministeri. Io vado un po' più là e dico che pure i giudici fanno un mestiere diverso dai pubblici ministeri. Ma se ci mettiamo su questa strada dei mestieri diversi, allora ci dovremmo poi incontrare anche su altre tematiche di carattere più generale che lascio fuori, perché se quando uno parla di questo poi dice ecco il malato che parla sempre della stessa malattia. Però obiettivamente riconoscere che la professionalità, almeno questo del procuratore generale, è diversa da quella del sostituto procuratore già mi conforta nel ritenere che pian piano ci arriveremo. Allora, invece di questo probabilmente molto più utile sarebbe stato essere più rigorosi sui possibili abusi processuali, che saranno pure degli abusi disciplinari, ma sicuramente sono abusi processuali. E che incidono come abusi processuali su qualche cosa che è qualificante nel codice. E allora mettere in mano il controllo della individuazione delle fonti di prova al giudice ex post a carte depositate, tutte le possibilità di dire, caro pubblico ministero, è qua che fosse Valerio Spigarelli, era conclamato. Questo va in giro parlando della separazione delle carriere da almeno 20 anni, lo dovevamo iscrivere 20 anni fa. Non possiamo scoprire il nominativo e il reato, diciamo, con un tempo troppo elastico, perché quello è un abuso. E se quello è un abuso, paghi il fio dell'abuso. Perché qualcuno deve anche pagare rispetto agli abusi. E finisco, su questo tema, in effetti, la discussione era una discussione diversa. Tra l'altro c'erano in quella commissione, ma nella discussione più generale, voci che dall'Accademia dicevano no, ragioniamo su un'altra cosa, perché l'inerzia può portare a qualche cosa di più radicale, ma anche là devi mettere le mani probabilmente su qualche regola costituzionale. Parliamo di improcedibilità dell'azione quando l'azione si è protratta, quando la scelta sull'azione si è protratta troppo tempo. Parliamo di improcedibilità dell'azione, questo era un altro terreno. Procedibilità dell'azione non è una bestemmia in chiesa, ragazzi, perché abbiamo un sacco di reati che hanno diciamo la ghigliottina della procedibilità e della improcedibilità. Non è un marziano che scende sulla terra, è una cosettina che abbiamo imparato a conoscere, che per esempio avevamo nella nostra idea anche come dire intenzione di amplificare proprio per regolare questa obbligatorietà dell'azione penale, che messa così com'è invece è un fantasma che aleggia, ma non è una vera cosa. Ecco, io quello che dico è questo: ora la norma c'è, certo, se cominciamo con tutte queste letture anche fantasiose dell'italiano, io ho sentito dottoressa Musti, ma dispone con decreto motivato, a me non mi sembra alludere a una, come dire, discrezionalità. Dispone è un indicativo, dispone, lo deve fare.
Il decreto sarà motivato e sarà motivato rispetto alla ricorrenza, come molti decreti motivati, dei presupposti di legge. Robettine piccoline, no? Insomma, più o meno quello che si scrive quando si fanno i decreti per le intercettazioni del telefono, né più né meno. Ma non è vero, ma non è vero. No, no, questa era una battuta cattiva. No, no, ma le dico, non è che c'è bisogno di scrivere un romanzo su questo, c'è bisogno semplicemente di scrivere, ricorre la possibilità, perché i termini sono caduti ed è quasi un calcolo aritmetico, e quindi non è che c'è da fare una gran motivazione obiettivamente su questo. E quel dispone significa dispone. Quindi, ripeto e concludo perché non vorrei essere equivocato, secondo me questa norma, che tra l'altro è una norma che farà, che produrrà una marea di problemi di applicabilità, è una norma che non andava licenziata così perché c'erano altre strade, molto più utili e molto più fertili, molto più coraggiose però, e molto con un investimento anche, stavolta parlo della politica, non di noi chierici, perché noi ce la discutiamo, poi offriamo delle soluzioni. Ma su questo la discussione nei lavori parlamentari è stata, diciamo, a livello minimo, direi, anzi, minimo accettabile, francamente. Però la lettera della legge, a un certo punto, è la lettera della legge. Io penso che molti incomoda sono molto più ingigantiti rispetto a quello che sono. Bisogna applicarla la norma e poi magari bisogna ripensarla e ripensare pure qualche altra norma attorno. Grazie anche all'avvocato Spigarelli per questo. Replica direi sentita, io chiudo proprio sul punto, so che sarebbe interessante proseguire il dibattito soprattutto a seguito di queste sollecitazioni e condivido senz'altro che vi sia stato un atteggiamento rinunciatario da questo punto di vista a percorrere strade più coraggiose. E il tempo ci costringe ad andare un po' più in battuta sulle altre tematiche che hanno anche una caratura sistematica più circoscritta, e anzi il fatto che abbiamo dedicato più tempo a questo primo argomento è proprio dovuto all'importanza proprio di carattere generale. Adesso non che gli altri non lo abbiano, ma hanno, come dire, possono essere affrontate anche in chiave ancora più pragmatica, e mi riferisco, vado subito al dunque, al tema del giudizio abbreviato. La materia dei procedimenti speciali, e qui sono curiosa anch'io di sapere quali erano gli iniziali propositi sotto questo aspetto, secondo me rappresenta dal punto di vista della riuscita una delle incoerenze maggiori della legge Orlando, perché inizialmente, almeno questo pare di capire sempre dalla relazione iniziale del decreto, ancora disegno di legge, diciamo, del 2014, l'obiettivo era potenziare i procedimenti deflattivi del dibattimento, perché sono degli istituti nevralgici nella chiave dell'economia complessiva del sistema, perché tolgono carico di lavoro, si fanno meno dibattimenti e quindi si risparmia tempo e risorse. Di fatto, se andiamo a vedere le modifiche che sono state introdotte, invece a me pare che sia stato tutto disincentivato. Quello che è stato introdotto in materia di giudizio abbreviato, che è il procedimento speciale su cui sono intervenuti in maniera massiccia le modifiche, poi qualcosa di collaterale abbiamo, non del tutto collaterale basta, però in materia di decreto penale e di patteggiamento con riferimento al ricorso per Cassazione, però il tema è quello che riguarda il giudizio abbreviato tipico, quello che si instaura nell'udienza preliminare, e giudizi abbreviati atipici, quelli che si innestano a seguito di un giudizio direttissimo, un giudizio immediato o un procedimento per decreto. Tengo a precisare subito, con difetti di coordinamento, perché alcune delle modifiche che troviamo nell'abbreviato tipico non le troviamo invece richiamate, non tutte, per quanto riguarda gli abbreviati atipici. Sono quattro le modifiche, le possiamo enumerare solo per dare subito un quadro di che cosa stiamo parlando. È stata modificata l'entità della diminuente, perché è stata aumentata fino a un mezzo per le contravvenzioni, diremo grande scelta deflattiva, non credo che le contravvenzioni siano esattamente il reato principale che finisce in abbreviato. È stata modificata, anzi è stata codificata la prassi di ammettere le richieste subordinate, anche qui direi con qualche paradosso, perché voglio dire, anche fare una richiesta di giudizio abbreviato condizionato, abbreviato semplice, in subordine e patteggiamento, non credo che il giudice sia ben disposto poi dopo quando dovrà successivamente, nell'ipotesi in cui l'abbreviato venga rigettato, affrontare un imputato che ha già formulato così de plano la richiesta di applicazione pena. E il tema poi delicatissimo a cui ha accennato l'avvocato Spigarelli, che è quello che riguarda poi gli effetti della richiesta di giudizio abbreviato sotto il profilo di eventuali sanatorie, parlo di nullità, parlo di inutilizzabilità,
e preclusione rispetto alla questione di incompetenza per territorio. Ma noi oggi avevamo scelto come tema principale quello dei rapporti tra investigazioni difensive e giudizio abbreviato, perché anche questa è una diciamo disposizione la cui genesi fa un po' pensare. È stato introdotto un periodo aggiunto nel comma 4 dell'articolo 438 proprio per regolare i rapporti tra investigazioni difensive e giudizio abbreviato. Questa disposizione in realtà si inserisce al crocevia, diciamo, di un dibattito molto acceso in giurisprudenza e in dottrina. Pensate che la questione sui rapporti tra investigazioni difensive e giudizio abbreviato è giunta alla Corte Costituzionale per ben 4 volte, con una curiosa cadenza biennale, 2005, 2007, 2009 e 2011. Poi ci siamo fermati, ma mai la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disciplina che consente di utilizzare nel giudizio abbreviato le risultanze delle investigazioni difensive. Ora invece il legislatore ha fatto una cosa differente, ha di fatto, malgrado la prassi fosse comunque permissiva in questo senso, ha recepito quelli che erano gli insegnamenti della Corte Costituzionale, la prima Corte Costituzionale, quella del 2005, ed ha dettato una regola nuova, per cui il pubblico ministero, se la richiesta di giudizio abbreviato è presentata immediatamente dopo il deposito delle investigazioni difensive, a questo punto potrà il pubblico ministero richiedere eventualmente, dice, al giudice la concessione di un termine comunque non superiore ai 60 giorni per poter svolgere delle indagini suppletive sui temi, però, perché anche questo è specificato, limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. A questo punto il giudizio abbreviato verrà ammesso solo dopo che sia decorso questo termine eventualmente richiesto dal pubblico ministero e a questo punto l'imputato però ha la facoltà di revocare la richiesta di giudizio abbreviato. Mi tengo alla fine eventualmente qualche considerazione personale su questo tema. Chiamerei subito in causa la difesa, essendo forse il soggetto principalmente coinvolto, se non altro perché l'iniziativa proviene dal difensore, come interpreta questa norma, che impatto ha avuto e anche dal punto di vista della sua formulazione letterale, se intravede qualche effettivo disincentivo rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato. Grazie. Allora, anche qui un po' di... Tu giustamente nell'introduzione di questo nostro dibattito hai fatto riferimento ad un tema, se vogliamo, più ampio e anche più interessante, cioè come lo traduciamo, la crisi della legge, e cioè il fatto che da un lato il formante giurisprudenziale si è sempre più espanso tra le subfonti o fonti riconosciute, al punto tale da diventare qualcosa di più di un formante giurisprudenziale e da essere apparentato, le nostre sentenze gemelle e qualche altra cosa, a una vera e propria fonte legislativa. Ci vorrebbe un convegno apposito su questo, mi candido se lo fate. Però è chiaro che e di questo se n'era avuto anche eco nei lavori della Commissione, che la... ed è stato anche criticato, mi sembra, no, soprattutto in dottrina, che la Orlando ha finito per, scusate l'orrendo neologismo, prima l'ho criticato, ma questo tocca che lo utilizzo, per normativizzare la giurisprudenza. Cioè, di fronte a prassi giurisprudenziali invalse, ormai accettate, la soluzione è stata tradurre in legge la prassi giurisprudenziale. Allora, la prassi giurisprudenziale, che fondava anche come sponda costituzionale, che paradossalmente aveva salvato la costituzionalità del sistema, benché ci fosse una, non mi ricordo i numeri, splendida sentenza sottoscritta da Giuseppe Frigo, in cui invece secondo me metteva i puntini sulle i della differenza e ci diceva perché diciamo quella era una questione di costituzionalità che era stata fatta per dire che sostanzialmente era sospetto di incostituzionalità l'utilizzo delle investigazioni difensive, paradossalmente. Ma insomma, diciamo, prendendo spunto dalla prassi, prendendo spunto da queste suggestioni della Corte, il discorso è stato: normativizziamo la consuetudine e quindi diciamo che quel che si fa è accettabile e quel che si fa è, come dire, produce almeno degli effetti limitati, ovvero
puoi fare le investigazioni difensive, le devi suppletive, chiamiamole così, a seguito di deposito di investigazioni difensive, ma perlomeno le devi fare su quel tema lì. E poi, rispetto a questa iniziativa, tu difensore, così come avviene anche in altre ipotesi di allargamento della piattaforma probatoria dell'abbreviato che ti permette, come dire, la fuoriuscita dalla richiesta, puoi addirittura revocare la richiesta, perché vabbè. Secondo me è una scelta che da questo punto di vista si comprende, cioè si comprende i motivi per cui è stata fatta, ma io non la condivido, non la condividevo allora e non la condivido adesso. Ma per un motivo, guardate, semplice e banalissimo, perché questa parametrazione della facoltà di investigazione del difensore rispetto alla facoltà di investigazione dello Stato è quello che non mi convince. Cioè, lo Stato ha il tempo a disposizione per investigare e deve tendenzialmente investigare, ce l'ha ripetuto la dottoressa Musti, anche se io quella norma non... quasi penso che dovrebbe essere eliminata, dovrebbe investigare a 360 gradi e dovrebbe investigare con una stella polare fondamentale di cui quasi nessuno parla, ma è fondamentale, cioè io chiedo l'archiviazione quando non è sostenibile il giudizio, perché ho fatto investigazioni che sono tendenzialmente esaustive e vedo che l'individuazione delle fonti di prova non sarebbero utili, non è sostenibile il processo, e quindi chiedo l'archiviazione quando magari ritengo che la notizia di reato sia fondata, però, cioè, come dire, è una sorta di valutazione della utilità dell'esercizio dell'azione penale che muove l'esercizio dell'azione penale. Lo posso fare, e se lo posso fare lo devo fare quando comunque ho indagato e mi sono presentato con una richiesta che è una richiesta che tendenzialmente non ha bisogno di grandi supplementi, men che meno a seguito della indagine del difensore, che tendenzialmente, poi pure noi sbagliamo da questo punto di vista, però tendenzialmente è un'indagine che si caratterizza per un confronto con le fonti probatorie dell'accusa, cioè le investigazioni difensive servono a mettere in non cale le investigazioni del procuratore della Repubblica, non è che vanno in cerca del santo graal della verità, no? Quindi, obiettivamente, come dire, se avevamo il problema di normativizzare questa situazione, lo potevamo fare semplicemente dicendo che il difensore poteva depositare le sue investigazioni anche all'ultimo momento. Ma siccome questo già era scritto, no, qualcuno l'aveva contestato, attenzione, questo già era scritto e pacifico, quindi non c'era nessun bisogno di mettere le mani su questo. E quindi la mia opinione è questa. Così come l'altro aspetto che pure tu hai sottolineato, no? Anche la subordinata, cioè chiedo l'abbreviato condizionato, ma se non me lo dai lo chiedo secco, se non mi dai manco quello chiedo il patteggiamento e poi mi butto alla finestra perché sono... Quella pure non c'era quasi bisogno obiettivamente di questa norma, è stata una sorta di conforto ad una prassi per evitare invece fughe di altro tempo. Molto più significativo secondo me è il tema... Tu l'hai appena sfiorato, ma secondo me lì è veramente il cuore. Allora, premesso che sono d'accordissimo, la Orlando è qui per motivi, guardate, solo politici, la Orlando fallisce nel suo dichiarato tentativo di irrobustire i riti alternativi. Nella commissione Canzio non c'era questa scemenza della diminuzione in abbreviato di non so più quanto per le contravvenzioni, perché io francamente, alzate la mano magistrati, avvocati, uno di voi che ha visto un giudizio abbreviato per una contravvenzione, ma neanche per le contravvenzioni significative come quelle edilizie, no? Cioè, roba che possono dire solo ecco, nell'Accademia magari, adesso c'è una battutina pure per te, no, ma infatti loro erano contrari, ma l'indicazione era, vabbè, incentiviamola per le contravvenzioni, ma pure per i delitti. Quello che esce dalla commissione Canzio è uno sconto maggiore per i delitti. Su questo, non proprio come l'hanno visto, gli è preso un colpo. Pensavano di vincere le elezioni con una bella botta di rigore anche su questo. L'hanno perso lo stesso e abbiamo perso un'occasione per irrobustire il patteggiamento. Peraltro...
peraltro qua purtroppo a me le cose mi vengono in testa così, guardate, uno dei difetti della Orlando è che ha irrobustito assai il doppio binario, eh? Anche in, quando parleremo del concordato in appello non ne parliamo proprio. Allora, fallito l'obiettivo, cioè quello di incentivare i riti premiali, ma fallito non solo perché, come li incentivi solo dal punto di vista della pena. Premesso che adesso mi sa che lo abrogano per il motivo esattamente esatto. Contrario. Ma l'altro problema vero è che questa ansia di normativizzazione della giurisprudenza ha portato a riconoscere certe volte una come dire, fissazione di principi che invece la giurisprudenza aveva rideterminato. È il caso della competenza per territorio e dell'abbreviato, è il caso delle inutilizzabilità e delle nullità. Cioè qui la scelta che è stata fatta, qui c'ha colpa la Canzio, però io sono innocente. Perché? Perché in tema di abbreviato non è mai passato, io lo ripeto spesso perché poi ci sono delle idee, come dire, dispari che circolano pure nell'avvocatura, non so quanto in buona fede e quanto in cattiva fede. No, dice, vabbè, ma la Canzio ha fatto questo, poi l'Orlando ha fatto uguale. Sì, verissimo che il testo della Canzio è così sull'abbreviato. Il problema è che non è mai stato discusso in plenaria, quindi l'avvocatura su questo non ha nessuna responsabilità, dico l'avvocatura ma parlo pure di me visto che ero uno di quelli che c'era, perché noi scoprimmo che questa era la proposta nella stesura definitiva della proposta Canzio e siccome io sono malfidato, invece di dirlo semplicemente ho fatto una bella mail che è agli atti del Ministero della Giustizia in cui c'è scritto questa soluzione qui non è mai stata discussa in plenaria e noi non siamo d'accordo. Non ha avuto molto significato perché nel testo ufficiale della Canzio è rimasta e la Orlando ha ripreso esattamente questa soluzione che secondo me soprattutto in tema di comunque in tema di competenza per territorio è una vera e propria bruttura costituzionale e io mi ci metto quando capiterà perché la questione deve essere valutata, perché non si può sacrificare, come si sacrifica? Tra l'altro con un riconoscimento della, come dire, altezza del problema che è dato proprio dalla diversa soluzione che viene applicata in caso di immediato cautelare. No? Allora, non è possibile dire che tu rinunci a un principio di questo genere quando invece è, e qui sì che potevano normativizzare anche la prassi che si era consolidata, che sulla scorta di un'altra sentenza delle sezioni unite diceva, attenzione, tu l'abbreviato lo puoi chiedere fino al momento della discussione in udienza preliminare, io mi presento in udienza preliminare e faccio un incidente sulla competenza per territorio, lo risolvi come lo risolvi, chiedo l'abbreviato e ti reitero la questione di competenza, perché involge beni primari dal punto di vista costituzionale e perché un potenziale investimento ci può essere, ci sta, di una procura incompetente, con una vicenda processuale però con prove significative, cioè io sono incompetente, non c'ha la possibilità di fare un 54 quater la difesa, arrivo all'esercizio dell'azione penale, mi presento di fronte all'udienza penale, le prove sono significative, sono solide, cioè mi muovono magari a fare la richiesta di abbreviato, ma io mi sto giocando anche giudice naturale precostituito per legge, e perché? Cioè qual è il motivo? Non, qui il motivo non è la ragionevole durata dei processi, attenzione, o perlomeno, e chiudo, perché qui sempre quando noi facciamo queste discussioni, io parto da una bellissima espressione di Paolo Ferrua, no? Che dice regole e principi, ci sono principi, la ragionevole durata del processo è un principio costituzionale, poi ci sono regole costituzionali, come per esempio quella del contraddittorio, e il rapporto tra regole e principi, come sapete, è abbastanza significativo e sbilanciato. Allora, in questo caso, il bene in discussione è il bene del giudice naturale, e nel bilanciamento non si vede per quale motivo rispetto ad un possibile errore pregresso, cioè se io sono incompetente o se vado di fronte al giudice incompetente è perché sto sbagliando.
Adesso posso sbagliare volontariamente, dolosamente, ma non mi interessa, è comunque un errore, uno sbaglio, è una cosa che deve essere verificata dalla giurisdizione. E deve essere verificata dalla giurisdizione, e una volta che l'incidente è stato fatto, deve essere anche un possibile motivo d'appello, un possibile motivo di ricorso per Cassazione. La verità vera? La verità vera è che c'era insofferenza, soprattutto nei gangli della, diciamo così, molto superficiale per non essere querelati, politica di oggi rispetto a questo tema. Cioè, se gli spieghi quali sono i beni in discussione, non gliene strafrega assolutamente niente del principio del giudice naturale precostituito per legge, perché quello che invece ti rispondono immediatamente, a me mi è capitato in commissione, è: non possiamo far annullare in Cassazione un processo e dobbiamo tornare indietro. Beh, se qualcuno ha sbagliato, sì. E se qualcuno ha sbagliato su un principio e su un bene come questo, sì. Quindi il problema più grosso sta lì, secondo me. Molte grazie, io concordo anche. L'individuazione di questa criticità, e a mio avviso non tarderà a presentarsi la questione anche nel rapporto con le soluzioni che sono state adottate in relazione ad altri riti semplificati che invece consentono la proposizione della questione. E chiedo subito anche un rapido, diciamo, parere del nostro procuratore con riferimento a questa tematica, prima poi di addentrarci nell'altra nell'altro argomento che è nella nostra scaletta, che riguarda le elezioni di domicilio presso il difensore d'ufficio. Prego, dottoressa. Grazie. Sì, io sarò rapidissima, solo che c'è l'avvocato sempre col pungigliolo che mi punge, che mi provoca, e semplicemente io volevo fare una battuta di questo tipo. Cioè, quando l'avvocato ci viene a dire che il pubblico ministero ha avuto tutto il tempo di fare le investigazioni, no? Quindi a proposito di questa riforma, apro parentesi, che io saluto con favore perché secondo me ha riequilibrato i rapporti tra accusa e difesa, parte pubblica e parte privata, con riferimento a quelle investigazioni difensive che sono una sorpresa per il pubblico ministero. Parliamo sempre di lealtà, però, avvocato, noi stiamo parlando di parti leali, perché se poi parliamo di parti sleali non dobbiamo neanche parlare, perché se c'è una slealtà processuale non direi che il discorso è già chiuso. Quindi, a fronte di un pubblico ministero che, io insisto, fa il proprio lavoro nel rispetto dell'ordinamento giudiziario, del codice, e raccoglie le indagini anche a favore dell'indagato, perché io ne conosco molti di pubblici ministeri che fanno così, e spero che anche lei li conosca, perché sennò non vale. Allora, quindi, a fronte di un pubblico ministero che lavora in questo modo, a fronte di una richiesta di rito abbreviato che, ricordiamoci, viene fatta accettando lo stato degli atti, ed è un rischio che ovviamente viene accettato da chi lo chiede, perché dice: o la va o la spacca, posso solamente, volendo guadagnarci, me la gioco tutta e quant'altro. E poi vengono depositate le indagini difensive. È evidente che il pubblico ministero, quando valuta che siano necessarie fare indagini a controprova di quelle indagini stesse, che non conosce, perché mentre l'indagato ha il deposito degli atti, l'indagine con i 415 bis non è altrettanto per il pubblico ministero, e quindi c'è già questo, è un grosso squilibrio che c'è tra le parti. In questo modo, con questa riforma, almeno si è recuperato l'equilibrio tra le parti. È chiaro che io il mio dovere di pubblico ministero l'avrò già fatto, a fronte di queste indagini è giusto che sia ammesso, qualora io ritenga opportuno di farlo, ma anche questa è una discrezionalità qui del pubblico ministero, essere ammesso a prova contraria e non colmare delle lacune. Questo è normale, dicevo, il principio di lealtà che deve animare le parti processuali. Non devo colmare quelle lacune di quelle indagini, perché allora ha ragione lei. Qua siamo di fronte a un PM professionale, a un PM costituzionalmente orientato, quello per il quale io credo, mi batto e continuo a lavorare all'alba di 36 anni di lavoro. E quindi, a fronte di un pubblico ministero di questo tipo, è giusto che io possa essere ammessa a prova contraria nei limiti delle indagini che sono state svolte depositate dalla difesa. Quindi, secondo me, questa riforma ha operato un riequilibrio. Poi è chiaro che stiamo parlando di un sistema. Nel 1989 c'ero e l'ho applicato nella procura circondariale.
un sistema che doveva funzionare se funzionavano tutta una serie di elementi importantissimi, la depenalizzazione, i riti alternativi, ma anche banalmente gli organici dei magistrati nelle procure circondariali, perché non si possono fare le nozze con i fichi secchi, quindi non si può pensare di far partire riforme epocali come quella del 1989 senza mettere i magistrati nelle condizioni di fare il proprio lavoro, perché poi tutto questo determina di partire già con il piede sbagliato, di compiere ovviamente delle disfunzioni e delle inefficienze. Poi interviene la giurisprudenza, per cui il codice che applichiamo adesso non è quello che era entrato in vigore, oppure viene eliminata e poi reintrodotta un qualcosa, come avviene ad esempio con l'appello incidentale, quindi un continuo andare e ritornare, e mettere dei rimedi che in realtà non fanno altro che guastare tutto il sistema e non fare contenti nessuno, di fatto. Grazie, grazie per la replica. Devo dire, anzi, mi fa ben sperare, insomma, il fatto che vi sia anche questo riconoscimento di un fair play che dovrebbe effettivamente governare anche l'azione di tutti i protagonisti del procedimento. Faccio solo notare, e poi chiudo, che in ogni caso non è prevista espressamente nessuna sanzione laddove il pubblico ministero dovesse anche cedere, ecco, i limiti, diciamo, della indagine a contrario. Cosa succede in questo caso di queste risultanze dell'indagine suppletiva che il pubblico ministero facesse oltre i limiti delle investigazioni introdotte dalla difesa? C'è un'inutilizzabilità per violazione di un divieto probatorio implicito, oppure il fatto che abbia la facoltà di revocare la richiesta di abbreviato e non lo faccia implica una sorta di accettazione implicita e quindi di sanatoria, secondo anche le nuove regole che sanano determinate inutilizzabilità nell'ambito dell'abbreviato? Questa è una soluzione che la prassi dovrà dare, la prassi applicativa. E ultimissimo, dicevo all'inizio che non sono coordinate le norme, questa disposizione dell'articolo 438 quarto comma neointrodotto non è richiamata nell'ambito degli abbreviati atipici. E allora cosa succede se l'abbreviato viene richiesto dopo un giudizio direttissimo, se viene chiesto dopo un decreto penale di condanna, se viene chiesto dopo un immediato? Si possono depositare le investigazioni difensive o ci stanno dicendo che non si può più fare? Oppure non può il pubblico ministero fare le indagini suppletive in quel caso? Mi allora, sembrano tutte e due... Un difetto di posso dire una cosa però su questo? Perché in effetti anche qui non vorrei dire una cosa provocatoria, cioè forse, sai, siccome l'abbreviato non è più quello che c'eravamo abituati a studiare illo tempore, l'abbreviato dalla Carotti in poi è diventato tutt'altra cosa, c'è un protagonismo del giudice rispetto all'abbreviato e una mutabilità, volatilità del materiale probatorio che già dire allo stato degli atti è oramai francamente senza senso. Cioè il giudice il materiale probatorio dell'abbreviato lo allarga come gli pare e piace. Quindi da questo punto di vista, premesso che ripeto, per me non è un gran problema questo fatto delle indagini suppletive del pubblico ministero, però in ogni caso c'era il giudice, eh? Cioè, di fronte all'investigazione a sorpresa dell'avvocato, c'era sempre il giudice che poteva ritenere non colmo il terreno probatorio e quindi disporre lui la verifica. Già c'era, era immanente, capito? Quindi non è tanto questione di parità delle armi, che pure era stata richiamata proprio dalle sentenze della Corte Costituzionale che diceva bisogna concedere parità delle armi e quindi dare la possibilità. Però questo nuovo abbreviato, cioè questo che abbiamo adesso, che semmai dovrebbe essere un istituto su cui riflettere rispetto alla sua compatibilità, punto e stop, nel senso che sempre di più sta diventando, anzi adesso lo faranno, lo restringono, perché poi c'è uno stop and go, no? Adesso le proposte che invece passeranno sicuramente sono di grande riduzione di accessibilità al lavoro, molto al di là di quello che noi immaginiamo, e tra l'altro di nuovo con una professione da parte del legislatore di inconsapevolezza della materia, cioè elimineranno, cioè inzepperanno di preclusioni oggettive, al di là della questione dell'ergastolo o meno, di preclusioni oggettive l'abbreviato, per cui i processi per cui si fa l'abbreviato finiranno per restare fuori, altro che mancata occasione dell'Orlando.
Bene, il futuro è roseo davanti a noi, ma noi affrontiamo fiduciosi anche il terzo argomento della nostra scaletta, che è quello che riguarda le lezioni di domicilio presso il difensore d'ufficio. Immagino a molti di voi interessi, perché è una delle questioni pratiche più rilevanti. Entra nel pacchetto di modifiche che dovrebbe rafforzare i diritti della difesa. Sono poche le norme che sono state introdotte realmente in questa prospettiva. Pensiamo al colloquio con il difensore da parte dell'imputato in vinculis, alla incapacità irreversibile di partecipare coscientemente al processo e quindi alla nuova declaratoria di non doversi procedere in quel caso, e direi questa effettivamente, elezione del domicilio presso il difensore d'ufficio, disposizione fortemente voluta, anzi iniziativa della Camera Penale proprio che ha avuto il pregio di stigmatizzare questa prassi che si verificava di un'elezione di domicilio che era un puro formalismo, un'elezione di domicilio all'insaputa del difensore d'ufficio, che altro non era che il viatico poi per consentire l'instaurazione del processo in assenza. Tutto questo oggi non dovrebbe avvenire se leggiamo la norma. La norma ci dice che l'elezione di domicilio fatta presso il difensore d'ufficio non ha effetto, così dice il nuovo comma 4 bis dell'articolo 162, se l'autorità che procede non riceve unitamente alla dichiarazione di elezione l'assenso del difensore domiciliatario. Ora, dal punto di vista operativo, questo immagino che abbia avuto un effetto deflagrante nella prassi operativa della Procura, della Polizia Giudiziaria in particolare, e mi risulta infatti che anche qui in Procura a Modena ci si sia attrezzati da questo punto di vista. Allora chiedo al procuratore se vuole illustrarci in 5 minuti, insomma, quello che riusciamo, i tratti fondamentali che sono stati adottati per dare attuazione alla disposizione, e poi sentiamo invece l'avvocato Spigarelli che cosa ne pensa in relazione anche a queste soluzioni. Grazie. Sì, sarò rapidissima, è un ordine di servizio che abbiamo dovuto fare ovviamente come procura velocemente, quindi appena è entrata in vigore la riforma, quindi ad agosto, i primi di agosto, e tra l'altro è stato preceduto da un doveroso interfacciarci con la Camera Penale. Ci siamo trovati in procura quindi il Consiglio dell'Ordine, la Camera Penale, alcuni colleghi che potevano presenziare, e abbiamo discusso alle possibili soluzioni interpretative di questa riforma, di questo articolo 162 riformato, che dopo il quarto comma aggiunge il 4 bis, dove si parla appunto non ha effetto la domiciliazione se l'autorità che procede non riceve unitamente alla dichiarazione dell'elezione l'assenso del difensore. Come interpretare, anche qui parliamo di lingua italiana, questa riforma che procede non riceve, l'autorità che procede non riceve. Oltre che un'interlocuzione doverosa con il foro, ovviamente poi è seguito l'assemblea dell'ufficio dei magistrati, applicando prima ancora che fosse emessa la circolare del Consiglio Superiore sull'organizzazione degli uffici requirenti, e cioè sulla condivisione e la collegialità della gestione dell'ufficio, le cui poi decisioni vengono assunte dal procuratore attraverso un atto di responsabilità. Ciò detto, abbiamo deciso, direi compattamente, con le perplessità della Camera Penale, che questo verbo che procede, non riceve, comportasse una non azione da parte dell'autorità. In che senso? Che normalmente, facciamo l'esempio banale, io ricevo un regalo. Se ricevo un regalo, al massimo allungo le mani per prenderlo, cioè non faccio altro, giusto per non farlo cadere a terra, ecco, tanto per avere l'immagine del verbo ricevere che cosa significa. Ed in questo senso anche l'ordine di servizio ha comportato, se vogliamo, una scelta di interpretazione normativa che non vede una azione da parte dell'autorità che appunto riceve e quindi non agisce, è un essere passivi di ricevere qualcosa, e quindi abbiamo scritto delle raccomandazioni alla Polizia Giudiziaria, mandandole anche ai colleghi giudici, ovviamente al fine di diffondere quella che era la nostra idea. Pertanto semplicemente, qualora la Polizia Giudiziaria è stata attrezzata in questo modo, che qualora l'indagato voglia eleggere il domicilio presso
stesso difensore di ufficio deve essere ovviamente avvertito tutto questo con una grande formalità e quindi riportare il tutto nel verbale. Quindi dovrà essere avvertito che questa elezione non avrà efficacia in mancanza dell'assenso, dovrà essere messo in condizioni di conferire con il difensore d'ufficio neonominato al fine di verificare l'esistenza dell'assenso. L'organo DPG procedente provvederà comunque a fornire tutto l'ausilio all'indagato, attivandosi per contattare il difensore d'ufficio anche al fine di acquisirne direttamente, onde poterne validamente dare atto a verbale, l'eventuale assenso all'elezione del domicilio. Nel verbale bisognerà anche indicare espressamente i vari tentativi fatti nel dettaglio. In caso di dissenso del difensore o comunque di impossibilità di contattare il difensore, l'indagato dovrà essere richiesto espressamente di eleggere un domicilio presso persona o luogo e luogo diversi. In mancanza di tale nuova elezione, e questa è praticamente la nostra soluzione, l'indagato dovrà essere avvertito che le notificazioni saranno comunque eseguite mediante consegna al difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 161, quarto comma, in mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio. Ricordo anche che nell'incontro con la Camera Penale sera con gli avvocati, dico sempre Camera Penale perché siamo qui con la Camera Penale, in realtà nell'incontro con gli avvocati si era anche rappresentato la possibilità, ma ovviamente non era perseguibile, di una sorta di subalbo degli avvocati di Modena, che noi diciamo l'avevamo proposto, che dessero in anticipo. Capisco che chiedevamo troppo, però ci abbiamo provato, se uno è disperato le prova tutte, un assenso, ecco, lo so, è molto divertente. Comunque, ci abbiamo provato in tutti i modi, perché voglio dire, lavorare in questa, far andare avanti questa barca in mezzo a questa, questa situazione è molto peggio che le navi che portano i profughi per certi versi, anche perché vorrei dire all'avvocato Spigarelli, a noi nessuno proprio ci soccorre, cioè noi siamo circondati da porti chiusi, noi pubblici ministeri, e vedremo poi i problemi che abbiamo con l'applicazione pratica della riforma sulle intercettazioni. Quindi a fronte di questa situazione alla fine abbiamo trovato questa soluzione. Ora, gli effetti giuridici di una soluzione di questo tipo, io so che ovviamente le procure si sono gestite in maniera diversa, sempre per quel potere che ha il Procuratore della Repubblica di organizzare il proprio ufficio, e vedremo poi tra le varie formule se quella dove appunto la PG deve rincorrere, pregare il difensore o chissà altre soluzioni che da alcuni procuratori sono state anche messe per iscritto, quale soluzione verrà, come dire, ritenuta preferibile dalla giurisprudenza, cioè vediamo poi gli effetti che ci saranno alle varie soluzioni, ripeto, non tutte uguali, che sono state scelte dalle procure per interpretare appunto l'autorità che procede non riceve, perché è assolutamente questo il punto. Noi abbiamo ritenuto che la nostra soluzione ovviamente fosse rispettosa della legge, dei diritti della difesa e non avesse delle conseguenze negative anche con riferimento a processo in absentia. Benissimo, infatti è proprio questo il punto critico, questo è l'approccio che la Procura di Modena ha adottato. Mi chiedevo cosa ne pensasse qui il difensore, se a suo avviso qui siamo di fronte a una corretta applicazione di questa norma, anzi interpretazione, perché di questo stiamo parlando, e comunque se non vi siano i rischi latenti di una elusione di fatto di questo meccanismo, soprattutto nella proiezione dei processi in absenza. Ecco, una battuta su questo tema che so sì. Essere... caro alla Camera. Prego. Già risposto? Sì. Sì, ah ecco, benissimo. Cioè, a me poche pensose parole, certo. Mi sembra che qui il problema che era stato posto era proprio il problema della realtà poi di un rapporto tra difensore e assistito che possa far evitare all'elezione di essere il rifugio del peccato di un processo in assenza dichiaratamente fatto, dando per scontato che quell'avvocato non riuscirà mai a mettersi in contatto con il suo assistito.
fine della trasmissione. Cioè, a me pare evidente che ma di prassi, francamente, che poi alla fine eludono il portato della norma, se ne registrano tantissime. Adesso mi fa piacere che qui virtuosamente c'è stato, in altri luoghi si segnalano prassi molto più radicali, cioè la polizia giudiziaria telefona al difensore nottetempo, dice: lei è il difensore d'ufficio nominato, qua c'è l'elezione, no, non la voglio, benissimo, allora guardi, aspetti che passiamo a quello che viene dopo, e finché non ne trovi uno che non ridiamo, oddio, addirittura istituire un albo fatto solo del secondo mi sembra, no? Di secondi, come si... No, a me, io penso che si era sollevato un problema reale, perché poi alla fine avevamo riflettuto sul processo in assenza e sul fatto che finisse per essere un processo ingiusto per definizione, e questa norma serve a limitare la possibilità di questa ingiustizia. E quindi, a mio modo di vedere, è una norma, dovrebbe essere una norma di stretta interpretazione, come dire, proprio, anzi di rigorosa interpretazione, proprio per la finalità che ha, per la ratio che ha. Anche su questo mi trova concorde. Scusi, posso chiedere una cosa? Allora, l'avvocato come l'avrebbe fatto l'ordine di servizio su questo punto, se fosse stato il procuratore della Repubblica? È una domanda a cui non so rispondere, perché non mi è passato mai per l'anticamera del cervello. È un lavoro difficile. No, ma scherzo. Ma no, voglio dire, la norma quella è... No, cioè, non è che c'è una grande fantasia che si deve sperticare su questo. Ma cosa gli vai a dire al poliziotto la notte? Scusi, ci sono effettivamente dei profili pratici che giustamente... mi rendo conto, però francamente non è che se istituisci l'albo di quelli che dicono sempre di sì ha risolto il problema della ratio di questa norma, perché non è quella la ratio della norma. La ratio della norma è avere dei difensori che si assumono questa responsabilità, perché evidentemente dovrebbero, perché il difensore d'ufficio è un avvocato tale e quale, dovrebbe fare una valutazione in ordine al fatto che è in grado e valuta di essere in grado di reperire il suo assistito, certo. Perché se non lo valuta dice di no. Ecco, io volevo solo dire una cosa, visto che ho avuto l'occasione di leggerlo, questo ordine di servizio. In realtà la Procura di Modena ha comunque un approccio, a mio avviso, su certi profili corretto, per una ragione molto semplice, perché testualmente comunque ritiene che non abbia nessun tipo di efficacia poi relativamente all'instaurazione del processo in absenza, che è esattamente l'obiettivo per cui questa norma è stata creata. Certo, nell'immediato poi dopo ci sarà la notificazione presso il difensore ai sensi del 161 quarto comma, nell'immediato, anziché rifare tutti gli adempimenti, però quando arriveremo in udienza il giudice dovrà farli. Certo, non potrà dire c'è stata un'elezione di domicilio che ha effetto, perché non ce l'ha l'effetto e quindi non si potrà instaurare. Mi rendo conto che la palla passa ai giudici da questo punto di vista, sì. E quindi staremo a vedere cosa ci risponderanno loro, perché ancora una volta siamo di fronte ad una modifica che non è ahimè chiara. Direi che il tempo è maturo per dire qualche parola prima di passare alle impugnazioni, che sono l'altro tema di cui ci occuperemo. Qualche osservazione vorrei dai nostri relatori sul tema del captatore informatico. In realtà la tematica delle intercettazioni richiederebbe non un seminario, ma probabilmente un ciclo di seminari. Da questo punto di vista abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione su uno dei due temi centrali del decreto che ha dato attuazione alla delega, che già c'era nella legge Orlando, relativamente all'attuazione delle nuove norme in materia di intercettazioni. Non toccheremo il tema della riservatezza e della tutela, del deficit di tutela di riservatezza per tutti coloro che sono coinvolti direttamente o indirettamente nelle conversazioni, che è l'altro tema ampio e grande di questa ultima ondata di norme. Volevamo concentrarci un po' sul tema del captatore informatico, questo perché si lamentava la totale carenza di disciplina nell'uso di uno strumento investigativo dalla potenzialità dirompente, uno strumento che probabilmente per le sue capacità di procacciamento di dati è irrinunciabile dal punto di vista di chi svolge le indagini, ma allo stesso tempo, proprio perché ha una tale invasività nella vita di ciascuno di noi, richiede una perimetrazione normativa rigorosa del suo utilizzo nell'ambito del procedimento penale. Tutto questo dovrebbe essere stato svolto con l'attuazione che è stata data con l'ultimo decreto in materia di intercettazioni. Dico dovrebbe perché a me pare che i risultati siano
mi dispiace doverlo dire anche su questo tema, piuttosto deludenti. Deludenti per due ragioni molto semplici. Uno, perché tutte le modifiche mi sembra che si muovano in quello stretto perimetro che la casistica giurisprudenziale aveva portato in evidenza, e quindi la sentenza delle sezioni unite scurato, e conseguentemente l'uso che è stato disciplinato è questo: intercettazioni tra presenti mediante inserimento di un captatore formatico su dispositivi elettronici portatili. Questo è quello che noi troviamo nella nostra riforma, diciamo. Non, nulla è detto riguardo a altri usi del captatore informatico, ma ora mi taccio, non entro troppo nel vivo. Vorrei passare prima la parola alla dottoressa Musti, perché so che anche da questo punto di vista la Procura si è attrezzata per dare subito attuazione a queste nuove potenzialità, e poi anche all'avvocato Spigarelli per il suo punto di vista, proprio del difensore, sulle criticità che vede e che un po' sono sotto gli occhi di tutti noi relativamente all'uso di questo strumento che nella prassi già è di uso comune. Sì. Ringrazio la professoressa per l'uso del verbo attrezzata. La Procura si è attrezzata. Adesso illustro cosa ho fatto. Posto che non vi leggerò l'ordine di servizio, che peraltro non è un ordine di servizio, se non nella parte in cui, diviso per paragrafi, capitoletti e paragrafi, rivolgo delle raccomandazioni alla Polizia Giudiziaria. È una lettura di un provvedimento, forse uno dei, mi verrebbe da dire, dei più difficili e scritti male che mi sono mai capitati in tutti questi anni, e quindi mi sono messa nelle vesti soprattutto della Polizia Giudiziaria, che di questa riforma alla fine diventa la domina, secondo me, con dei rischi pericolosissimi. Mi sono messa nei panni della Polizia Giudiziaria e mi sono detta devo cercare di provare a leggerla, provare a leggerla spiegandogliela e mettendo per iscritto, perché se ho dei problemi io a leggere questa riforma, dovrebbero avere dei problemi quantomeno uguali, ma anche più gravi, gli operatori di Polizia Giudiziaria. E quindi questo mio provvedimento, che tra l'altro ho mandato, mi sono resa conto che forse era utile mandarlo anche agli avvocati, e proprio prima di venire qui ho fatto un invio al Presidente del Consiglio dell'Ordine, al Presidente della Camera Penale, che poi potranno eventualmente diffonderlo ai loro iscritti in modo da vedere che lettura abbiamo dato. Io voglio dire subito che di questa riforma noi non avevamo bisogno. Molti di noi magistrati, e io aderisco a questa fazione di magistrati, soprattutto del pubblico ministero, questo partito dei pubblici ministeri, come a volte si dice da taluno, noi non avevamo bisogno di questa riforma. Perché? Prima di tutto perché nel 2016, e lo saprà bene l'avvocato Spigarelli, diverse procure, come io le chiamo, illuminate, nel senso procuratori che fanno il loro lavoro, si pongono dei problemi e cercano di risolverli, avevano scritto degli ordini di servizio con riferimento al bene superiore della riservatezza, ecco, che doveva essere tutelato, e quindi in questi ordini di servizio erano state date delle raccomandazioni molto importanti alla Polizia Giudiziaria con riferimento proprio alla maneggiabilità in concreto delle intercettazioni telefoniche. Inoltre vi erano anche gli interventi giurisprudenziali, la professoressa ha nominato la sentenza scurato, quindi secondo me questa riforma non era assolutamente essenziale, fondamentale nel nostro lavoro, forse è l'unico aspetto della riforma Orlando che credo, poi sentiremo, mette d'accordo avvocatura e magistratura, e in questo senso è stato fatto secondo me il miracolo. E inoltre vi è da dire che la posizione dell'ANM attraverso il nostro presidente, recentemente data agli organi di stampa, è durissima, anche con riferimento, dicevo, al captatore informatico, perché in realtà, a parte l'ordine di servizio nel quale i poveri procuratori cercano di spiegare
la complessità di questa norma alla polizia giudiziaria, che ripeto ha uno spazio pericolosissimo che sfugge completamente al controllo del pubblico ministero, ecco, anche con riferimento quindi a captatore informatico non sono stati dati assolutamente degli elementi precisi, se non la divisione, il compitino che anche io ho fatto nel mio ordine di servizio, per quale tipologia di reati si può utilizzare, che tipo di motivazione va fatto, se è commesso o meno un reato, se è una privata dimora, e allora è stato fatto questo tipo di lavoro sistematico, ma in concreto null'altro è stato fatto. Quindi addirittura taluni di noi sperano che questo governo possa addirittura bloccare questa riforma con un provvedimento d'urgenza, perché il 26 luglio è molto vicino e questa riforma non è fatta soltanto delle norme che tutti possono leggere, ma è fatta di una miriade di circolari, questa è l'ultima, del Ministero della Giustizia che è arrivata oggi, perché dovete sapere che noi dobbiamo approntare un luogo idoneo nel quale gli avvocati potranno consultare appunto il materiale intercettato, rispettando ovviamente la segretezza, la riservatezza, eccetera. Di questo ufficio è responsabile il Procuratore della Repubblica. Cominciamo a dire che l'edilizia giudiziaria, e poi possiamo parlare di captatore informatico, ma noi abbiamo questi problemi. L'edilizia giudiziaria attuale non è neppure in grado, in certe procure della Repubblica, di assicurare agli avvocati un ambiente che sia consono al ruolo che svolgono e al procuratore della Repubblica di non rischiare di pagare in prima persona eventuali, anche solo incolpevoli, disattenzioni che possono cagionare dei danni al bene supremo della riservatezza, perché badate che è veramente un attimo. Quindi noi abbiamo, e lo dico subito, già dei problemi per ospitare gli avvocati, perché chi conosce la saletta intercettazione della Procura di Modena sa perfettamente che è in un sottotetto, che gli ambienti sono ristretti e che una parte di questo sottotetto non ha l'abitabilità. Non ha l'abitabilità e per giunta non ha nemmeno sistemi di condizionamento dell'aria. Quindi sono questi i problemi che noi abbiamo. Tra un mese e 10 giorni dovrà entrare in vigore questa legge e il Ministero oggi addirittura ci invia una circolare dicendoci di fare una serie di adempimenti, ma pratici, logistici, comprare dei mobili, ci dicono comprate i mobili, i tavolini. Ma sappiate che quello che ci chiede il Ministero, a parte che ha sbagliato indirizzo, adesso poi, hanno sbagliato indirizzo, oggi sono impazzita, perché hanno scritto al Piemonte, alla Liguria, alla Val d'Ostra, alla Lombardia, al Veneto, al Trentino, al Friuli, alla Campania, alla Basilicata, alla Puglia, alla Sicilia, alla Calabria e ci ho messo 10 minuti a capire io che c'entro. Non c'entro niente, però immagino forse che l'Emilia Romagna sia finita da un'altra parte. Io credo che in questo momento ci sia un po' anche di panico nel Ministero della Giustizia. Io credo che non un procuratore della Repubblica, ma una persona che decide di comprare una casa e di arredarla, in un mese e 10 giorni non ce la farebbe, non riuscirebbe ad avere l'aria condizionata. Scusate, io lo so che sto mettendo la discussione su un livello terra-terra, io ho 12 pagine di ordine di servizio dove ho preso in esame tutto, sono stati mandati all'ordine e, dicevo, alla Camera Penale. Però veramente sappiate che abbiamo una mailing list di 140 procuratori del distretto, arrivano delle mail di colleghi, cioè io preferisco non intervenire, perché è una situazione di estrema difficoltà che noi abbiamo. E poi ci mettiamo a dire come funziona il captatore informatico. Io ho voluto apposta in questa platea dire una cosa che, ripeto, non vi fa uscire di qui con maggiore cultura su quella che è la riforma di queste intercettazioni, che hanno dei profili di incostituzionalità, quindi non so neanche questa legge quando entrerà in vigore, quanto tempo sarà in vigore così com'è. Comunque ci saranno dei problemi, vi ripeto, grossissimi. Quindi confido nell'unica uscita positiva che adesso vedrei, saluterei con favore nel nuovo governo, perché l'altra parte lo dice anche il mio presidente dell'ANM, quindi sono con le spalle coperte se il presidente dichiara
questo, no? I PM, addirittura, vabbè, il Fatto Quotidiano scrive: PM vogliono bloccare la legge sulle intercettazioni. Questo a proposito del partito dei pubblici ministeri. Però è così. Quindi io sono ben contenta di raccontarvi le difficoltà che abbiamo. Perché non si possono fare le riforme in questo modo. Secondo me il legislatore dovrebbe prima chiedersi se serve una riforma. Occorrerebbe che chi studia le leggi avesse la contezza di vedere cosa serve e cosa non serve. In realtà, secondo me, ripeto, di questa riforma sulle intercettazioni non c'era bisogno. Occorreva, e questo è vero, un'attenta regolamentazione all'interno della Procura della Repubblica nei rapporti con la Polizia Giudiziaria, anche con i magistrati del Pubblico Ministero, perché dobbiamo anche ricordarci che anche il magistrato del Pubblico Ministero potrebbe essere causa di un passaggio di notizie, no? O di virgolettati o di quant'altro. E d'altra parte, quando è successo quello che è successo, e cioè quando sono uscite le intercettazioni nell'ambito di CPL Concordia, le famose telefonate tra Renzi, che non ancora era il premier perché c'era il signore poverino, come si chiama, quello della campanella che l'ha presa, vabbè, ci siamo capiti, Letta, esatto, e uscirono queste intercettazioni tra Renzi e il generale della Guardia di Finanza e così via, ed escono queste intercettazioni pesantissime, la Procura della Repubblica di Modena, la Procura di Roma e la Procura di Napoli sono state messe sotto procedimento predisciplinare dal Procuratore Generale, perché ovviamente si voleva sapere dove, da chi, da quale di queste tre procure diversamente interessate fosse uscita questa fossero uscite queste intercettazioni prive assolutamente di rilevanza con la corruzione per i lavori della metanizzazione di Ischia. È verissimo. Poi ovviamente la procura di Modena non c'entrava nulla e la procura di Roma non c'entrava nulla. Per esclusione, chi c'entrava? E questo è successo. Quindi io credo che a fronte di una situazione di questo tipo, ripeto, l'uso del captatore informatico, i problemi che ci sono dall'uso dell'applicazione del captatore informatico non sia così rilevante a fronte di questa situazione. Bene, allora questa è l'opinione intanto del procuratore sul captatore. Io mi domando se l'avvocato, da questo punto di vista, ha lo stesso approccio, quantomeno una battuta spot, perché mi rimane comunque il dubbio di, come dice giustamente la procura, si è attrezzata, ha regolato l'uso di questo captatore in relazione ai reati e per le modalità e per le finalità per cui la legge lo consente, quindi l'intercettazione tra presenti, perché in effetti questo è il perimetro. E mi domando, è tutto il resto? Perché il captatore serve anche a fare molto altro, è tutto il resto? No, siccome vorrei dare tre battute prima di andare via, c'ho anche il treno, pure sul tema delle impugnazioni, sì. Riduco all'osso. E allora, questa non è una clamorosa occasione persa, e secondo me è come se c'era necessità di regolare la materia, perché siamo su un tema di diritti fondamentalissimi, perché il captatore informatico non è semplicemente un'intercettazione di comunicazioni, ma è una cosa totalmente diversa e radicalmente diversa. Il captatore informatico non serve ad ascoltare conversazioni, serve a tracciare la vita dell'intercettato. Attenzione, che è una cosa sconvolgente da questo punto di vista. È solo, come dire, il confronto che noi possiamo fare con altri ordinamenti, con altre corti costituzionali, con altre corti supreme che hanno affrontato la stessa materia e l'hanno affrontata in maniera profondamente diversa, ci dice che questa è una clamorosa occasione persa. Non solo è una clamorosa occasione persa. Io mi diletto a intervistare i soggetti della giurisdizione per un blog e per il periodico della Camera Penale di Roma, da quando mi hanno messo in pensione all'Unione delle Camere Penali. E ho intervistato Andrea Orlando, così come avevo intervistato anche Bonafede prima delle elezioni. Sono franco, Bonafede l'avevo intervistato per farlo vedere bene agli italiani nella speranza che non lo votassero, lo dico proprio
così non mi è riuscito. Non mi è riuscito, però se voi digitate su YouTube Spigarelli e Bonafede, verificate tutto quello che sto dicendo. Purtroppo non è andata male. Ma a Orlando quello che gli ho detto, quello che gli ho chiesto, quello che gli ho chiesto di spiegarmi è come mai di fronte a una materia di questo genere sono andati al di... Perché se, come dire, fai un vestito, il vestito c'ha un suo stile, l'abbiamo detto qual era lo stile del vestito della legge Orlando, normativizzare la giurisprudenza, orrenda parola, sì, ma rende bene il concetto. No, no, qui non l'ha fatto. Qui ha allargato rispetto alla sentenza scuola e di tanto ha allargato. Sì, infatti da questo punto di vista non è andata bene. Lo so. No, ma lei lo dice giustamente, con franchezza, mentre invece dal nostro punto di vista, io penso dal punto di vista dei cittadini, penso dal punto di vista della... guardate, ci stanno strumenti i cui effetti poi sulla, come dire, tenuta complessiva del sistema si vedono a lungo andare. A lungo andare. Questi se ne sono accorti già l'altro ieri, per fortuna, perché le intercettazioni che hanno fatto dell'ultimo scandaletto adesso che pizzica pure la Terza Repubblica è proprio tutta a base di captatori informatici, ma vi dà l'idea anche appunto della impossibilità di limitazione oltre un certo limite dell'utilizzo di questo strumento, perché poi alla fine, e infatti... E questo sarebbe l'altro tema, no? Quello poi della pubblicazione degli atti, su questo una battuta. Infatti, leggete sulle pagine del giornale di oggi, conversazione tra soggetti che non hanno nulla a che vedere, conversazione con figure istituzionali tutelate in una certa maniera, leggete tutto. Ma perché ab origine lo strumento è talmente invasivo che deve essere uno strumento residuale da utilizzare unicamente per un certo tipo di reati di gravissima offesa alla tenuta all'ordine costituzionale e all'ordine pubblico, e sono 3, 4, non la platea sterminata dei reati che sono inseriti nella riforma, non l'associazione per delinquere semplice che è una croce di cavaliere che si dà a chiunque perlomeno nella fase delle indagini. No, no, non per quello. E c'avevano la possibilità di farlo perché la giurisprudenza delle sezioni unite gli dava esattamente la sponda. Questa è stata una scelta secondo me sciagurata da parte del... E Orlando non se n'è neanche reso conto, perché alla mia domanda, se volete andate a vedere pure, non mi pagano, lo faccio gratis, quindi mi faccio pubblicità, ma è una cosa che facciamo gratuitamente. Vedete pure la risposta di Orlando che dice... Ma è veramente controverso se abbiamo allargato. Io gli ho detto, vabbè, passiamo a un'altra domanda, perché non è controverso, è pacifico. Tema più generale delle intercettazioni. Allora, guardate, anche qua c'era un problema che alcune vicende, quella Consip in particolare, ma anche quella che ha citato lei, avevano dimostrato. Qual era il punto dolente? Il punto dolente è che avevamo toccato con mano quello che sanno perfettamente bene procuratori della Repubblica e polizia giudiziaria, e che soprattutto rispetto al mare magnum a cui alludevo prima, per certe indagini di intercettazioni che sono alluvionali, è ovvio che il pubblico ministero, questo è impossibilia nemo tenetur, non può esercitare un controllo come ce l'immaginavamo 30 anni fa, per cui c'erano 27 intercettazioni. Quello scrupoloso se le risentiva tutte quante anche per vedere se il brogliaccio era scritto bene o no. Adesso questo è fisicamente, materialmente impossibile. Ok? Allora, una volta verificato con mano, per fatti concludenti, quello che tutti sapevano, ma che in certe vicende poi deflagrava, la vicenda Consip da questo punto di vista era significativa, quali erano i possibili terreni e tavoli di riflessione? Primo tavolo, le intercettazioni, cioè facciamo il punto, tiriamo una riga e diciamo, in questo paese il tempo delle intercettazioni, adesso non faccio la polemica sulla motivazione o meno dei decreti da parte della giurisdizione, se ci sia realmente un controllo e un controllo pregnante come dovrebbe essere, però vedete, siccome tutto si regge nella storia, le intercettazioni furono dichiarate costituzionalmente compatibili nel 1973, mi pare, con una illuminante sentenza che dava una sorta di decalogo di legalità costituzionale delle intercettazioni. E diceva, e non a caso, guardate, questo bene così significativo per uno Stato democratico è un bene che può essere infranto per motivi di giustizia.
Ci vuole quindi un provvedimento del giudice, ci vuole una certa gravità dell'infrazione penale che la legittima, ci vuole una temporaneità della infrazione del bene costituzionale. Adesso queste sono parole mie, ma il concetto era quello. Cioè si dice, non a caso la legge che poi faranno sarà una legge che va di 15 giorni in 15 giorni, poi tempi un po' più ampi, ma comunque sempre compressi, no? E allora, signori, facciamo i conti con la realtà. Qui, per certi processi, le intercettazioni, come ho detto prima, durano anni. A dire la verità, secondo me, anche per certi soggetti le intercettazioni durano anni. Lo dico uno che ha talmente tanti anni che... Flavio Carboni, secondo me, lo intercettano dal 1980 in poi, ma pure prima, mi sa. Ci sono intercettazioni che durano un tempo spropositato e che producono una mole spropositata di dati. Ma così non va bene, ma lei che pubblici ministeri frequenta? Glieli faccio vedere, guardi, se lei si sposta in certe zone del paese, il minimo che durano le intercettazioni sono 3 anni, ma 3 anni, nel vero senso della parola. Nei processi di mafia, nei processi di 'ndrangheta, questo è il termine delle intercettazioni. Si intercettano persone. Nel processo Mafia Capitale, Carminati è stato intercettato ininterrottamente dal 2010. Dal 2010. Cambiavano i titoli di reato. Prima per terrorismo, poi per rapine, poi per riciclaggio, poi per... La mafia se la sono scelta alla fine, mi sa che manco... No, c'era poi anche la mafia alla fine. Quindi come non ci stanno periodi di tempo sterminati? Ma soprattutto interi armadi informatici di intercettazione. Quale controllo può fare? Un controllo, diciamo, che sia un controllo significativo? Tanto la difesa che l'accusa. Questo è il punto. Allora è chiaro che c'è, come dire, una fedeltà istituzionale per cui ti devi fidare di degli intercettatori, perché se non ti fidi, anche se può succedere come nel caso Consip, che magari ti fidi sbagliando, ok, ma il difetto sta nel manico, secondo me. Il difetto sta nel riportare all'alfabeto costituzionale questo strumento, perché poi questa parossistica possibilità di estremizzare i tempi di intercettazione, che cosa ha prodotto? Ha prodotto anche abusi dello strumento. Quando parlavamo delle intercettazioni, delle reti a strascico, parlavamo di questo. Intercetto un non reato per trovare il reato, e in effetti così avviene. Allora, l'occasione persa della Orlando sulle intercettazioni era questa, la prima grande occasione persa su questa cosa, senza voler tagliare le unghie a nessuno, senza voler comprimere troppo le possibilità di indagini, però facendo i conti con la realtà, che è una realtà che poi non a caso si rivolge anche nei confronti delle stesse procure della Repubblica quando succede quello che succede. E quando poi si è costretti a dichiarare che è ovvio che non è possibile controllare la maggior parte del materiale di intercettazione. Prima questione. Seconda questione, su questo sono tranchant. Allora, noi abbiamo effettivamente un problema di circolazione di atti di indagini intercettivi, parliamo solo di questi, ma potremmo... che vengono pubblicati al di là della legge, perché una legge c'era e non è mai stata applicata, ed è il combinato disposto dell'articolo 114, 115, mo vi dico perché 115 che non lo conosce nessuno, e la imbarazzante sanzione penale per la violazione del medesimo articolo 114. Se volevano realmente scoraggiare la pubblicazione fuori dei tempi, dei modi e delle canali, bastava prendere quella ignobile sanzione, ignobile per una volta lo dico perché fa ridere, del 684 quel che è, e renderla una sanzione effettiva. E come fare? Siccome io sono, come lo sapete, un adoratore della libertà, lungi da me mai l'idea di suggerire la galera per nessuno, pure per i giornalisti che in Italia se la meriterebbero. Però se tu violi costantemente la legge, pubblichi atti in violazione del 114, campi di quello, parlo degli editori, allora paghi. E non c'entra nulla il diritto di cronaca, perché tu puoi fare magnificamente il tuo lavoro di informazione senza pubblicare integralmente atti quando non è consentito, perché finisce per violare anche la privacy, ma non è questo il motivo del 114, ma perché attenta
attenta alla regolarità del giudizio, il 114 è una norma strumentale, la virgin mind del giudice, noi ci accaloriamo per non dargli pezzi di carta al giudice, lui apre il giornale e si legge tutte le intercettazioni che magari non saranno mai trascritte. Adesso questo è un esempio banale, ma è così. Allora, c'era la norma, rendila effettiva. Ma per renderla effettiva, vedete che io torno sempre là, ci vuole un bel coraggio, per non dire un'altra cosa. E il coraggio anche di mettersi contro l'editoria nazionale. E non ce l'hanno avuto. Non hanno avuto il coraggio di dire, di fronte ad una illegalità costante, la strada è banale. Io ti rendo antieconomico pubblicare il testo integrale delle intercettazioni fuori dei tempi in cui potrai farlo e quando potrai farlo. Ci voleva veramente poco. Prendevi il 684 e facevi un sistema sanzionatorio un po' simile a quello che fai sulla 231, sì, no? E quindi lo parametri, quanto ci guadagni tesoro a intercettazione messa sul giornale? Allora faccio una moltiplicazione. A copie vendute. A copie vendute o a click sul... Era facile, era di una facilità strepitosa. Non l'hanno voluto fare perché hanno fifa di questo, quelli vecchi, quelli nuovi... Manco glielo spieghi questa cosa qua, perché per loro proprio l'idea è come? Ma come? C'è un tizio, è una persona pubblica e si mette le dita nel naso a casa, dobbiamo sapere che si mette le dita nel naso, guarda i fumetti zozzi, e te ne freghi di tutto il resto. Allora, questo è il punto, guardate, io poi lo dico anche per alleggerire, ma signori, la questione è questa qua, c'era una strada talmente facile che è evidente che se non la vedi, non la vuoi vedere, e non mi venissero a raccontare che questo si fa per tutelare il controllore del potere giudiziario, che sarebbe la stampa, perché così gli metti un tappo in bocca e non possono dire, quando in molti casi ci troviamo di fronte a velinari, non delle, guardi, questo lo ripeto da un sacco di tempo, e non delle procure della Repubblica, non delle procure della Repubblica, chiudo il cerchio, perché Consip, oltre a dirci che ahimè c'è una difficoltà, un'impossibilità di controllo da parte dell'autorità giudiziaria, uso il termine quello ampio, ci dice un'altra cosa, ci dice che in questo paese ci sono canali informativi privilegiati tra agenzie investigative e terminali editoriali, questo ci dice, e se questo ci dice, un legislatore attento ci dovrebbe riflettere, perché questo finisce per travolgere anche le procure della Repubblica, anche le procure della Repubblica. Quindi questo, che poi si faccia la legge, per cui ci si preoccupa anche, come dire, che tanto è vero che non abbiamo le stanze per farlo e via discorrendo, che tu, secondo una cosa che sembra quella dei preti degli anni 50, qua della bassa padana, puoi vedere ma non toccare, no? Cioè, tu la puoi ascoltare, però non prendere mai pezzo di carta che ti puoi portare, tu difensore, che ti puoi portare fuori, perché poi chissà che ci fai con questi pezzi di carta quando si sa, perché si sa che ci saranno pure difensori che fanno di questo, ma insomma la patologia vera è l'altra, sono i velinari giudiziari, altro che, dovevano avere il coraggio di metterci le mani, non l'hanno fatto. Beh, mi sembra che possiamo dire che sul tema delle intercettazioni, che purtroppo non abbiamo il tempo materiale di sviscerare, siamo tutti d'accordo, e quindi da questo punto di vista non è stata... Posso dire una cosa, dottoressa Mussi? Spadaro non è d'accordo. Armando Spadaro... Lo so. Lo so che Armando non è d'accordo, è una voce isolata, assolutamente, perché lui comunque è una persona molto particolare. Sì, sì, lo so. E direi che se l'avvocato Spigarelli ha due minuti, se vuole semplicemente sul tema delle impugnazioni, due battute introduttive solo per dire che si tratta di modifiche che hanno investito le impugnazioni in maniera trasversale, quindi trovate modifiche nelle disposizioni generali, appello, ricorso per Cassazione, impugnazioni straordinarie. E la tematica dell'appello, forse è quella più delicata, la riforma in due tempi dell'appello, alcune norme di immediata applicazione subito dopo la legge 103 del 2017, altre appena entrate in vigore con il decreto ultimo numero 11 del 2018. Allora, fucilatemi se vado dopo le 8:06:07, perché le 6 perché sono tra 5 minuti che perdo il treno e poi marrà. Grazie. Però quando parlo io il tempo... No. Allora, una cosa che mi sono dimenticato di dire prima, perché tu alludevi a questo fatto, no? Nella norma, nell'idea c'erano anche altre cose che potevano essere positive, ma anche lì occasioni mancate, 104 è un'occasione mancata,
si discusse nella commissione Canzio, si litigò ferocemente e non ci mettemmo d'accordo su questo, tant'è vero che si partorì il topolino di una abrogazione del divieto di contatto tra arrestato e avvocato, diciamo con delle esclusioni oggettive, che è un tipico paradosso legislativo. Tipico paradosso legislativo, perché tanto più è importante il contatto con l'assistito quanto più è grave il reato di cui è accusato. Quella è una norma che trasuda, anche nella parte che è rimasta, che trasuda diffidenza nei confronti degli avvocati, della funzione difensiva. È una norma veramente inguardabile dal mio punto di vista. Se tu c'hai avvocati che fanno cose che non possono fare e veicolano un'informazione qua, li individui, li sanzioni, li metti sotto processo e si fa. Ma non metti nero su bianco il fatto che una persona privata della sua libertà, l'unica cosa che non possa fare, sia pure per un tempo limitato, è parlare con il suo avvocato in funzione di un interrogatorio che è il primo strumento di difesa e che in questa maniera, nero su bianco, diventa uno strumento di inquisizione. Perché questo, l'unica cultura che è dietro quel divieto è questa. Diffidenza nei confronti della funzione difensiva, diffidenza nei confronti dell'avvocatura e idea inquisitoria dell'interrogatorio di garanzia. Chiudo perché sennò poi non dico cos'è. Impugnazioni. Guardate, qui il problema, io ho fatto un bel dibattito, insomma interessante, con Canzio, Spanger e Giorgio Lattanzi proprio sul sistema dell'impugnazione che ne sta venendo fuori e ne è venuto fuori. Avrei avuto un sacco di cose da dire sulla Dasgupta, sul 603 e via discorrendo, ce li rimandiamo un'altra volta. Qui il punto fondamentale però sta in una opzione che deve essere ben scandagliata. Noi siamo tutti terrorizzati dalla specificità dei motivi, dalla indicazione delle prove, io in realtà penso che chi faceva bene i motivi d'appello prima non ha niente da temere. Su questo probabilmente non mi applaudirete. Chi invece non faceva bene l'appello, lo faceva generico, ha molto da temere, ma deve cambiare la zucca. Quello che però non è consentito e che in nuce si ritrova in una interpretazione sbagliata è tramutare l'appello in ricorso per Cassazione. Allora è molto più pericoloso un passaggio delle sezioni unite Galtelli da questo punto di vista che non nella legge che è stata licenziata, perché è vero che, che le tue doglianze dovessero essere specifiche, c'era scritto pure prima, attenzione, ma attraverso il filtro di quella indicazione anche della Galtelli qua si finisce per rendere specifico qualche cosa che invece specifico non deve essere, cioè la tua doglianza rispetto alle parti tutto si tiene, il giudice deve essere più abituato a scrivere invece che a scrivere in maniera alluvionale romanzi giudiziari, dovrebbe essere più abituato a scrivere in maniera più succinta, ad indicare i punti, ad indicare il risultato probatorio, l'argomento probatorio che tu quindi potrai contestare, e ovviamente non in maniera generica ma in maniera specifica, individuando tutta una serie di elementi. Però il problema è che non è che si deve intendere tramutato l'appello, cioè intendere l'appello, anche perché attenzione, una lettura di questo genere già sta succedendo in Cassazione, quando tu allarghi così tanto, tanto da ritenere come causa di inammissibilità dell'appello questo fatto, guardate che l'inammissibilità dell'appello ve la dichiarano in Cassazione, è già successo di fronte a reati prescritti, pur di non dichiarare la prescrizione, hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso andando indietro fino all'inammissibilità dell'appello non dichiarata dalla Corte d'Appello. Quindi è molto rischioso, noi dobbiamo difendere la unicità dell'appello e quello che l'appello deve essere, ma lo dobbiamo fare anche noi riappropriandoci dello strumento. Questo lo dico perché, ahimè, mentre era facilissimo sui ricorsi per Cassazione inammissibili a specifici riconoscerli, la prassi ha legittimato l'utilizzo di atti d'appello parimenti, non specifici, ma sotto l'impero della vecchia norma, che quindi hanno disabituato gli avvocati a fare gli appelli come devono fare. Io dico sempre che l'appello in realtà
c'è una filiera che va dal tuo difenderti attraverso una lista testi, dal tuo difenderti attraverso una cross examination, fino all'appello che fai e fino al ricorso per Cassazione, tutto si tiene. Quindi noi dobbiamo fare attenzione a che non si ceda su questo, e purtroppo non me ne devo andare, ma insomma qualche cosa di significativo c'era da dire, però dobbiamo anche fare attenzione a noi stessi, anche fare attenzione a noi stessi, perché non lo abbiamo fatto. Molte grazie, l'avvocato Spigarelli, che intanto saluto. Grazie. Se posso occupare altri due minuti del vostro tempo, io sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto l'avvocato Spigarelli con riferimento al fatto che la riforma su questo tema non ha minimamente recepito la sentenza delle sezioni unite Galtelli. Se voi andate a leggere il testo dell'articolo 581 è rimasto invariato sotto il profilo della specificità che era richiesta anche prima con riferimento agli elementi di fatto, i motivi di diritto che giustificano le richieste, quindi una specificità che guarda il futuro e non il passato come chiedeva la Galtelli, e quindi una critica specifica delle ragioni fatte valere nella sentenza. Detto questo, mi sembra che possiamo dire una cosa sotto il profilo complessivo, poiché altre norme di questa riforma sono andate nella direzione di non deflazionare affatto, temo che molto si investirà su questo vaglio preliminare di ammissibilità dell'appello come unico vero strumento di deflazione, poiché altre innovazioni che sono state introdotte invece vanno direttamente nella direzione opposta, per esempio l'abolizione dell'appello incidentale del pubblico ministero. Da questo punto di vista, francamente, era comunque uno strumento di deflazione per gli appelli meramente pretestuosi, naturalmente, per quelli a scopi puramente dilatori. Ora il pubblico ministero non può più appellare in via incidentale. E quindi questo modifica un po' anche il ruolo del pubblico ministero, è stato modificato anche l'ambito diciamo oggettivo dell'impugnazione del pubblico ministero, l'appellabilità oggettiva è stata circoscritta rispetto alle sentenze di condanna, non è più adesso possibile appellare a fini puramente di pena, se non in casi particolarmente gravi, non può neppure appellare pro reo, può solo ricorrere per Cassazione pro reo. Ora, una modifica non costituzionalmente orientata. Ecco, una battuta conclusiva alla procuratore Musti su questo tema e dopo vi saluteremo. Sì, io convengo assolutamente sulla lettura che ha dato la professoressa, perché ripeto, è un aspetto della riforma che dà un'interpretazione non costituzionalmente orientata del pubblico ministero e quindi assolutamente negativa, quindi forse compensa la, invece il riconoscimento, il riequilibrio che era stato dato in tema di indagini difensive e rito abbreviato, quindi da una parte ci eleva, dall'altra ci abbassa. E quindi alla fine non portiamo mai a casa un risultato. Per quanto riguarda poi la riforma dell'articolo 593 con l'introduzione del 593 bis e 166 disposizioni di attuazione, abbiamo stipulato un protocollo d'intesa che quindi potrà essere utile, che spero sia stato già inserito nel sito della nostra della procura, che però ha dei tempi un po' lunghi perché non lo facciamo noi, lo mandiamo a una ditta che ha la gestione del nostro sito. E dicevo un protocollo tra procuratore generale e procuratori del distretto, proprio per disciplinare i rapporti tra le due procure, la procura generale e i procuratori, con riferimento appunto alle impugnazioni, cioè per capire quando non impugna uno, cosa impugna e cosa non impugna e come si può regolare l'altro. Ovviamente abbiamo stabilito un modulo, ci siamo dati degli indirizzi di posta elettronica e dei termini di 8 giorni, stabilendo che poi la mancata risposta del procuratore della Repubblica nel termine precisato appunto di 8 giorni comporta l'acquiescenza dell'ufficio ai fini del presente protocollo e quindi la procura generale potrà impugnare. Eventualmente ritenendolo di vostra utilità, superare l'impasse dell'inserimento, provvederò a inviarlo al Presidente della Camera Penale per vostra conoscenza ed utilità. Grazie. Grazie. Ecco, volevo solo dire anche da questo punto di vista, tutti questi giustamente protocolli, linee guida, circolari, ordini di servizio sono molto utili anche per noi per comprendere davvero il profilo pratico, perché ahimè, parlo per quanto riguarda la mia posizione personale, leggere e studiare il sistema può essere un approccio troppo astratto, mentre questo tipo di applicazione concreta ci aiuta ad avere una visione reale di quello che accade nelle aule e soprattutto poi anche nei palazzi dove si amministra la giustizia.
una battuta conclusiva, abbiamo discusso di questa riforma che non c'è, secondo me molto presto ci troveremo a discutere della riforma che non c'è stata. E quindi vi saluto con l'auspicio di vederci presto, magari per altri confronti. Grazie per l'attenzione. Bravissimo, guarda, veramente.